Amici di Formula Italian Team, bentrovati. Siamo qui questa sera per diciamo il secondo appuntamento su FIFA 22, il Pro Club. Siamo parecchi questa sera, cioè io adesso vi andrò a leggere la formazione. Ovviamente abbiamo il buon Yuto, che è stato parecchio protagonista negli highlights di questi, buonasera. Della prima, eccolo qua, il buon Andrea Badolato. Buonasera, lei cosa farà buonasera. Questa sera, signor Badolato? Ma io sempre cercherò di essere ficcante in campo, creando occasioni da gol per i miei compagni di merende, diciamo, dai. Molto sì, però bene. Con queste parole ficcante, cioè io boh. La formazione sarà un 4-4-2, sarà un 4-4-2 con ovviamente i centrali gestiti dalli A e anche il portiere, e a sinistra un ritorno eccezionale, un pazzesco, il Sevo USA, che da Los Angeles ci saluta con la PlayStation 5. Buongiorno, wow. Severino. Ecco, più che il Sevo mi sembra Darth Vader, comunque. Buonasera. Il terzino, destro alla Calabria, il buon Paolo 2553. Buonasera. Ah, beh, allora. Alla Calabria. A posto siamo. Alla Calabria, ma viene da Salerno, incredibile. Ma dove? I due centrali, il capitano Marco Luconi, non so da chi sia stato scelto, ma si è autoscelto in maniera molto democratica. Buonasera. Lei cosa farà sulla sinistra, propendendo per dei passaggi filtrati? Io cercherò di stare lontano dall'esterno sinistro. Perché l'esterno sinistro abbiamo visto che mi piace molto spaziare, quindi devo stare attento. Sì, appunto, quindi non stai vicino a me, perché tanto vado dove capita. Perché sarai te vicino a me. Dove capita. C'è unità nelle nostre maglie. E un esordio, la vedremo, speriamo, nei prossimi campionati. Fetecart 94, ciao. Il centrocampista di fianco a Mark, ed è sulla destra il buon Lopensky. Stai attenta soprattutto all'esterno destro, perché potrebbe... Perché? Ormai è un vecchio volpone, il buon Lopeschi 88. Buonasera, lei che esterno fa? A chi si ispira? Io? Ma... No, cerco di non perdere palla, già sarebbe tanto. Molto bene. Andiamo bene. È già un inizio. Però devo inizio. Dire che stasera c'ho Paolo e paura degli inserimenti da dietro, perché non sono abituato ad averci uno alle spalle così. Poi lui è molto veloce, quindi... Un piccolo aneddoto, c'è stato tutto ieri sera il buon Marco Luconi che diceva di non fare allusioni al Sevo. Vabbè, ma qui c'è una malizia, però, che io non avevo... Cioè, è che Paolo... Paolo è molto più veloce di me, quindi... Molto bene. Passiamo al reparto al reparto avanzato, e abbiamo il buon Fermo Frenzen dagli highlights della prima puntata. Buon Gallians, buonasera. Diciamo che è una fascia destra, a parte, vabbè, Paolo che non c'entra niente, poveraccio, è una Ferrari della Prime, praticamente. Il Gallians sì. L'anno scorso, e invece due anni fa l'Openski, anche nel 2018, tutta Ferrari lì. Tre anni di Ferrari in Prime. Pazzesco. Io ovviamente farò coppia con il boy Gallians nel reparto avanzato, anch'io Ferrari in Prime League, quindi questa sera il rosso di Maranello sarà ben presente. Signor Luconi, se vogliamo andare, io ho finito, se volete dire qualcosa. Ricordiamo il nostro sponsor. Caseificio Cucciarello. Ma quello è il tuo, scusami, hai pazienza. Non mescoliamo qua. Il mio nostro, cioè di tutti noi. No, cioè. Ma io sapevo che lo studio Badolato avrebbe perché c'è provveduto a pagare, diciamo, i stipendi, però ancora non arrivo niente. Tracciatura del bonifico, c'era qualche piccolo problema. Quindi poi arriva, insomma, diciamo, entro metà mese, no? Perché qua c'è bisogno. No, perché i fratelli Curciarella preferiscono proprio pagamento in contanti e pezzi da 10 e da 20, quindi abbiamo preferito andare con loro. Tagli piccoli. Diciamo che dalla regia arrivano messaggi, intanto da fascia sinistra a fascia sinistra ho afferrato il concetto, a chi sto parlando. A questo punto diciamo fatevi sotto gli avversari.
Molto bene, allora la ricerca della partita è in corso, ovviamente non potremo fare telecronaca per telecronaca, saremo immersi, ci immergeremo, come diceva il buon Caressa, in campo, quindi godetevi questa serata con noi, sarà, io ve lo dico, non sarà una roba, andiamo in divisione 1 subito, vinciamo 7-8-0, ma sarà un momento ilare o ilare, che dir si voglia. Titolo clickbait, sottolineerei anche, con Road to Division 1. Che titolo ha dato, signor Lucoli? Road to Division 1. Magari troviamo anche un avversario, però. Sì, in questo momento non c'è nessuno che vuole sfidare. Ma lo sappiamo. Incudiamo timore. Cioè, c'è aiuto. Hanno visto gli highlights. Comunque ho notato anche che, non so se avete notato anche voi, diciamo, la maglia, i pantaloncini sono scoloriti. Secondo me l'hanno messi in lavatrice. Allora, me sono i colori più belli del mondo. Io finirei di parlare, caro Andre, se no se sfociamo. No. Beh, sono sulla i colori sinistra... del fit. È piccola, ma è caratteristica. Sulla sinistra questi colori diciamo che piacciono parecchio, quindi sei circondato, mio caro Andrea. Pure sulla destra. Io mi dissocio da questa affermazione. Io mi dissocio altamente, cioè lo ritengo anche altresì un oltraggio alla quiete pubblica. Spiace, dopo... Spiazze. Nel frattempo stiamo cercando squadre che abbiano il coraggio. Il coraggio. Allora. Vogliamo fare un'intervista uno per uno. Allora, ma sì. Secondo me cambia il titolo da live. Diventa talk. Via. Hanno visto la quattro chiacchiere. La catena di destra, secondo me, non vogliono entrare in campo. C'è poco da dire. Hanno visto un Paolo. Quando ho detto un terzino alla Calabria, palesemente preso e tutti via da FIFA. E poi Lopez là davanti come un canguro. Selemakers. Speriamo che attenzione. Allora, capitano, cambi subito maglia dall'altra parte. Eccolo. Metti la esatto. Ma scusi, chi è? Scusi, ma l'ha fatte lei queste magliette? Esatto. Una cosa folle. Scusi, lei, signor. Allora. Ah, cavolo, è vero. Ah, ma attenzione. Marco. Non è vero. Non è vero, dovevi cambiare. Comunque, anche la seconda. C'è un problema, Seba. Ho lasciato la corsa della nostra eroina di ieri sera. Con me c'è Lele Adani, pronto per il commento tecnico. Siamo partiti. Siamo partiti intanto con... Ci siamo. Com'è che dicevi la corsa, Marco? La corsa come? Hanno già conquistato la corsa. Non mi ricordo il nome. Com'era? Ritmata. No. Ritmata si chiama. Fede Kart tira. Oh, cappero. Se i difensori centrali con i piedi. Esagera qui. Ma aiuto. Vieni qua. Grande aiuto, numero 9. Primo passaggio della serata di Yuto. Mamma mia, ragazzi. Quantità. Ma perché la batto io, scusate? Ma perché mi ha piazzato centrale line come attaccante? Vabbè che ho talento, però. Allora, signor Luconi, ma dove va? Boh, io la... No, sì, se la do a te, la do ad avversario. Attenzione. Ah, no. Buono il contrasto. Grande. Bene sulla linea del passaggio, intercetta palla. Scusate. Sviluppiamo sull'altra catena. No, aiuto, no, non vai. Ci siamo, no, non bravo, ci siamo aiuto. Capiti. No, l'esterno spazia. Parti da questo presupposto, buono, l'esterno bene, deve spaziare. Guarda. Dai! È palese rigore. Scusate, abbiate pazienza. Ma guardate che assist. Ma guardate che assist. Comunque ero rimasto un po' perplesso dal cross di Yuto e non me l'aspettavo. Sì, sono passati 9 minuti di gioco. Alla fine ho già disegnato calcio. Non vorrei. Ha già disegnato calcio. Bravo, no, mi sa che. Mi sa che non hai visto gli highlights e questa è una cosa molto brutta. Io devo dire al Badolato che il
buon Sevo ha battezzato già Alesi, quindi faccia come attenzione porta il tiro. Eccolo, ecco il tiro. Iniziamo bene, non è serata, io adesso la passo sempre. Mannaggia, vai, aiuto, mai successo. Incredibile, guarda, Andrea, che la passa sempre, incredibile. Sto cercando di imparare i punti, però lo vedo in palla. Allora cerchio per tirare. Oh no, quello no. Quello no. Però Andrea, quello no. Quello solo quando sei sul fondo. Se vuoi allenarti, falla lontano dagli avversari. Ma per la posizione dicevi L1? L1, sì, sennò vai a finire il terzino sinistro con Sefo. L1 premuto, tienilo premuto. Non potevo fare altrimenti, se no la perdevo. Intanto Lopez che voleva far vedere come fare. Volevo fare una kill, ma non è uscita. Aiuto, bravo, aiuto. Sì, spacca in due la difesa. No, che fai? Palesemente colpa devi premere più forte il tasto. Perché aiuto. È che mi è venuto un po' debole il tiro. Vai lunga! Attenzione? Vai lunga! Un Lopez che alla figo, alla longa. Attenzione! No! Guarda che cosa è successo! Grazie. Ma che cosa è successo? Ho ipnotizzato. Capatonda! Ipnotizzato assolutamente tutti. Ma no, vabbè, attenzione, ci dissociamo dal numero 16. Ma come siamo con... Ci siamo con Twitch, se volete qualcosa, cavolo. Paolo Paradiso, Salerno, concentrarsi solo sulla partita. Un autodromo di Salerno. Dove vai? Dove vuoi andare? Può ricevere la posizione interessante. E sbombala. Ma quando ho visto Teo Hernandez qua delle... Ma più che Teo Hernandez, questo è un tiro alla Candreva, alla Insigne, gira. No, ogni tanto lo faceva. Ha fatto alla Insigne, dai. Settimane dopo il gol che aveva fatto Candreva. Vengono davanti da Insigne, al Monza si dice, se state prossimo. Sì, pure io finirò al Monza. E con questa palla fa ripartire l'azione. Squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso. Eccolo. Vai, sono sganciato. No. Marco che perde palla. No, perché quello io vedo i miei occhi finiscono sempre lì sotto. È una cosa che non c'è verso. Vado sempre a finire. Anche lui c'è proprio innamorato degli Udo, capito? Cioè, ma tu devi bello. Fare. Tu devi stare a metà campo a fare il metronomo. Non devi guardare gli Udo. Lo so, ma è difficile. Vedo dei movimenti che sono qualcosa di fantastico. Quindi è troppo così. Tranquilli, ci aiuto. Oh, aiuto. Pressing asfissiante di Juve. No! Bravissima. Interdizione. Vedo qualcuno al posto di Juto, non ci siamo. C'è qualcuno al posto di Juto a sinistra. Non me l'ha preso. Oh. C'è il rilancio lungo. Terzino destro. Vai, terzino destro di cui non si può dire il nome. Corri via dal fondo. Non l'ho visto come si chiama, ci devo prestare attenzione. Allora, era di un sindaco di una città in cui viveva. Ah, beh, non è che c'è molta scelta. Aiuto che si sgancia. Ciupomoti, incredibile. Nessuno lo calcola, modalità... Eccolo! È pazzesco. Lettura perfetta e palla recuperata. Attenzione, viene calpestato, ma resiste. Che cavolo. Faccio disputa, maledetto. Attenzione, uno stacco. No. Dai! Qualcuno ha contato la percentuale di passaggi che ha fatto l'ora. No, non bisogna guardare i numeri, sennò buggati. Perché Lore non vuole rubare la scena da esterno, aiuto.
sa il suo posto. Ah, no, no. Sempre più deficit. Vabbè. Buono. Vai, vai, apri. Date l'aiuto. È partito aiuto. È partito no, sul terzo binario. Mamma mia. Terzo binario. Un minuto di recupero. Il terzo binario che è purtroppo... Attenzione. Chi è questo? Attenzione, ma abbiamo dei nuovi acquisti. Chi è quel capellone biondo lì? Ora li presentiamo, li presentiamo subito. Chi sono i legali? Allora, vediamo un po' chi abbiamo. Allora, in porta abbiamo... Vabbè, devo trovare il nome però, se no... Allora, dov'è? Non c'è scritto il nome. In porta abbiamo l'ho presa. Ma non c'è il nome però. Il nome non c'è, Aspetta, devo cercare. I due DC e i due centrali. Ecco qua, non l'ho presa. Poi abbiamo spesso mi sposto. E poi abbiamo Lux la spazzo. Ah. Va, posto. Vabbè, poi avremo modo di far vedere anche gli altri acquisti, ecco. Allora, siamo tornati in campo, signori, stiamo vincendo 2-0. No, ti... Attenzione. Intanto Fedecart sbraccia a Baresi per chiamare il fuorigioco. Ah. Non importa, va bene così. Ci ho provato, scusa. Non la tiene. Vabbè, dai, tanto ci aiuto che ci risolvo. Guarda, grande aiuto. Io poso il pad. Passaggio filtrato. Poso il pad. Aiuto, ha sempre quel tocco felpato che... Corner battuto in mezzo. Poco convinto in questo intervento. Lore. Ma non volevo tirare. Guarda il mio mino, Lore. Devi fare le freccette, fai le freccette adesso. Tentativo di traversone. Cavolo. Bene l'azione qui. Respinge la conclusione. Va bene. Ora. Ok, ho capito. Ma devo imparare cos'è cosa. Calcio d'angolo. L'occasione giusta per gli avversari. Andarsene tutti e lasciare lì la palla e quattro avversari. C'erano tipo sei persone. C'era la densità demografica di Nuova Delhi. Nemmeno il Sassuolo difende così. Si sono fatte ostruzione fra di loro, praticamente. Una roba da capri. Attenzione, perché chiede palla il terzino col numero 10. Proprio lui. Ricorrono al pressing. Diciamo che morto, la chiedeva lui. Anche Luconi la palla. Applausi ironici per incredibile aiuto. Attenzione, ecco. Un Sevo in modalità maracanaccio. Ti potrei rispondere, Andre, che è meno raro di quanto di ordinaria amministrazione qui per il portiere. Ha provato l'effetto sorpreso, tentativo direi irrivedibile. Peccato, aiuto, era partito. Ragazzi, il ruolo, mi raccomando. Un intervento che vale come un gol. Scusate, okay. C'è aiuto che mi ha... Guarda, aiuto, secondo palo. Aiuto. No, volevo fare la triangolazione. Volevo fare un salmarito di subito. Perché io stavo facendo il movimento per liberarti la linea. Pessima scelta. Galoppata inutile di Yuto. Perché poi non... Vai, Yuto, tutta tua. Vabbè. Ma hai tirato una cannonata che... Cioè, mi hai tirato una bomba. Qui l'hai messo apposta in difficoltà, dai. A 100 km all'ora. Perché? Complimenti, state male. Hashtag, mi raccomando, chi ci sta seguendo, hashtag ho perso Yuto. Aiutateci a trovare il pallone, interrompendo l'attacco. Tipo Where is Waldo, il celebre gioco che fanno negli stadi. Stavo prendendo appunti, scusate. Appunti che sta a segnare i tagli. Sto col taccuino, sì. Sta segnando i tagli che fa aiuto a ricentrocampo. No, i tagli degli highlights per le cavolate di In confronto a settimana scorsa sono disciplinato. Fai bene. Sì, dai. Tutto sommato. Guarda lì.
Dribbling secco. Prossima area. Ha provato a spazzare, ma non è finito. Aiuto, si butta giù. Mamma mia. Con che una botte. Brutalità incredibile. È stata una capocciata al portiere. Verstappen contro Hamilton. È pazzesco. No, questa vabbè, cosa no. Oh mamma mia. Vieni qua, disgraziato, mi hai anticipato. La ricerca del vuoto. Allora, Andrea 38031. Oh. Ciao Andrea, ci saluta da qui. Ma dove è finito il centro? Vai, c'è il portiere, tranquillo. L'ha presa stavolta. La stavolta l'ha presa. Qua. È un aiuto che. Corner in aria. Di testa, il tentativo di apprezzare il risultato molto meglio. Palla che è terminata. Allora, siamo al 75esimo, sempre 2-0 per ovviamente Real Fit. La palla è perduto. Marco. Si fa largo. È sempre fuori gioco, mannaggia. Grazie. Prego. Grazie. Attenzione, abbiamo Acerbi in difesa. Tu lo sai e lui lo sa. Me. Ma non siamo ma quello ma c'era un difensore che era in porta, sì, infatti me ne sono accorto che sfuma. Un intercetto. I rimorchi. No, perché? No, però. Vai. Che occasione. Pressing. Gallia decide di uccidere il portiere, pestare il portiere avversario. Non mi lascia far gol. Incredibile intervento di testa di è giusto, ha fatto bene. Di lei. Hanno confermato anche oggi quanto di buono ha fatto vedere durante tutta la stagione. Era buona l'idea, ma aiuto non mi ha tolto l'uomo. Il passaggio che faccio io però sono assolutamente. Aiuto se fuori dal campo. Nessuno di discute. Un attimo, ma non devi dirglielo perché lo sa. Stavo prendendo una mozzarellina giusto per ricaricarmi. Ah, ok, dalla tribuna. Attenzione. Aia. Che è successo? Che è morto. Rosso. Il capitano dà l'esempio. Botte. Sì, no, botte. Ora è portato via. Che portato via. Luoni. Con cattiveria. E mi vuoi dare i cartellini, maiale? È partito lui, con la faccia sbagliata. Eccolo. Pubblico che si abbassa per non prendere palla. La citazione di Ludo settimana scorsa, questi sono un po' scarsini. Ancora 3 minuti. Frase che verrà utilizzata più volte nei prossimi lives. Passaggio inguardabile. Però aiuto segue l'azione, ve lo vedo. E poi è sempre smarcato, è qualcosa di incredibile. È incredibile veramente. Chi è che ha un modem 56k? Pallone che viene intercettato. Ma sembra questa la ventola di Paolo, ragazzi. Guarda il terzino sinistro sinistro. È incredibile. Una posizione per il fuorigioco pazzesca del nostro. È fuorigioco di Abdullah che segnala. Comunque la ventola è la mia. Attenzione, un long. Poi dici dove è partita, la play. Dove è andata, dove è che fa il prossimo viaggio, perché finisce qui. Spingiamola prima. Vincere e convincere. Vittoria, ma andiamo dal miglior. Ecco, facciamo facciamo un'intervista al migliore in campo. No, come aiuto. Scusate. Ringrazio. Ma come MVP? Ma chi l'ha eletto MVP? Scusate. Secondo te, cosa si può fare per migliorare questa squadra? Ma innanzitutto esonerà l'allenatore per cambiare modulo come prima cosa, perché credo che giocando a 4 così non sfruttiamo bene diciamo gli esterni. Per il resto niente, grazie mille. Ok, grazie, è finito il tuo tempo. Passiamo all'MVP della partita, che è stato Capatonda, che ha segnato un gol. 7.7 7.7 un incredibile. Ma che stanno consegnando? Scusate. Abbiamo vinto il titolo. Sono arrivato io. Abbiamo vinto un titolo. È pazzesco. Un titolo. Insomma, ci dica. Ma non vedo aiuto. Dov'è? L'hanno cacciato. Cioè. Ma aiuto è andato a mangiare. Lei ha parlato prima. Adesso faccia parlare l'MVP. Siamo arrivati io. Facciamo parlare l'MVP. Come Thiago Silva, Ibrahimovic. Sì, non vorrei dirti, ma era una macchina da gol anche la settimana scorsa. Oh, vai.
Siamo arrivati io e il Sevo USA come Thiago Silva Ibrahimovic dal Milan al Paris Saint Germain, abbiamo vinto tutto. Ma che sta a dire, che siamo al 2022? È un qualcosa di bellissimo. Io ringrazio il Sevo USA soprattutto perché questa sera è stato molto posato. Non ho ancora detto niente, soprattutto mi redarguisce sempre fuori onda quando dico qualcosa, quindi grazie a lui. Anche... Sì, ma alza un po' il tono, sai che sei emozionato. Però. Vai in chiesa, vai. Si stava emozionando. Sei troppo alto, c'è della tristezza, sì, assolutamente. Commozione, nostalgia. No, è stato bello, dai, è stato bello. Complimenti a Paolo perché ha fatto una partita eccezionale, sempre nel vivo del gioco. Sì, Paolo, ecco, è vero. Terzini destri come lui ce n'è, veramente. Ce ne sono pochi, fortunatamente. Paolo che, cattivo, come sapete, viene preso di mira da Insevo e nessuna partita trovata, intanto. Mannaggia. È la paura aumenta. Nessuno, dopo due titoli hanno in due paura, stagioni. Hanno paura, ma d'altra parte effettivamente bisogna dire che hanno ragione ad aver paura. Bisogna aver paura, contro di noi. Paura di una squadra che... con quel popolo di roba, cioè. Aiuto. Scusi, aiuto. Aiuto. Torni con noi. Ecco. Eccoci, arrivo. Sto entrando, bene. Mi sono preso un attimo un po' di pausa. Sì, ma deve andare su, ecco, bravo. Ok. Perfetto. Sì, che se no qua non si può partire. Attenzione, long capitano. Si può partire senza aiuto, Meritato un problema. Dio? Meritato no. Poi MVP. Io capitano, no. Vai su ruoli da Domark. Sì, bene. Allora, come ti ha detto prima il SEO, noi giochiamo a Pro Club dal 2012, quindi... Ah, perfetto. Ora noi te. Vabbè, da quanto, scusi, voi, lei? Voi, sì, mi occupate di meccanica di precisione. Esattamente. Allora? Molto bene. È una chat un po'... Ci manca qualità, ci manca quel palleggio in mezzo al campo. Allora, abbiamo Sdem in chat... Esatto, buonasera, esatto. La maglietta guarda, te la ribecchi un'altra copiato, volta adesso. Ci hanno palesemente copiato. Così impari a fare commenti. È uno Sdem che va a fare il tempo a Baku. Bravo Sdem, fai il tempo a Baku e poi vieni qua, mi raccomando. Fa tempo a Baku. Ah, io lo vedo. Fa tempo a Baku innanzitutto. 3 hours later. Porca miseria, continua a spattere al muro. Niente. Guardate, ti aiuto. Poi col numero 9. La Toyfi. Anche. Comunque, diciamo che se dall'altro lato c'è il Sevo che parla tanto all'esordio, Fede Carter non spiaccica una parola. Signorina, come ci si sente a stare in una squadra vincente? La prima giornata della stagione. Match che contrappone Rockets. Scusi, l'hai servito immediatamente. L'ho vinto la passata stagione e oggi è solo un magnifico ricordo. Censurato. Vabbè, lei prende spazi. Attenzione. C'è grande attesa. Vediamo se sapranno confermare. Federica, cosa ne pensi di questa squadra che vince due titoli? Cioè, come ci si sente a scendere spazzano in campo? Senza problemi. Aiuto. Recuperano la palla. Assolutamente. Beh, in effetti c'è dell'emozione in campo. Guardate soprattutto che pressing che fanno. Guarda. Ma prima ti sei lamentato tutto il tempo che Yuto stava è perché ci sono io, hanno paura di me, non vengono di qua, molto semplicemente. Vabbè, partiamo. Guarda, poi arriva l'avversario. Ecco perché non ci sono mai avversari e speriamo che non ce ne saranno. Cioè, partiamo, lui che fa... Si sposta praticamente. Ma di che stiamo parlando? Qui ai Rockets. Provano ad andare. Ecco qua, ci sta per costare il gol. Ma non l'ha il preso. Il gol dell'Albania. A posto. Ripartenza ficcante. Grande passaggio qua. Attenzione. Vai. Previsto. Eccolo. Abraham. Devo farmi più alto. Oh, ma che mi trattiene. Signor TD. Spinga. Facciamo male. Era nella sua città. No, ma perché?
Southgate, diciamo, non c'è intesa tra il terzino destro innominato e Lopez. Buono, c'è quindi, una retroscena, signor Lopez, che ci vuole il terzino dire, destro ha un nome, si chiama, beh, diciamo che, un cognome che si chiama Kululu. Beh, stava dicendo, signor Lopez, che... No. Non esprime, no, in mezzo, c'è dell'astenersi in questa lobby. Attenzione intanto perché si riparte. Ripartenza, cioè, attenzione. Oddio. Attenzione, è partito. Non guardarli, no. Vai, no. Vai che sei dovevi andare dritto. No, ti avevo detto di non guardarli. Ma porca miseria. Ah. È ancora vivo poi dopo qua. Una roba da matti. Vai. Incredibile, anca no, da parte di Lucconi che poi perde stato... palla sulla tre. È colpa del terzino sinistro. Scusi, è il terzino sinistro, ma lei è partito alla desa Gils, Non è finita. Attenzione. Mamma mia. Vabbè. Qua mi sembra di Rocky più che Brahim. È stata palesemente una pressione da parte di Gallians che mi ricordava Barone in Repubblica Ceca Italia. Attenzione, il Sevo. Ma anche delle qualità, questo terzino sinistro, attenzione. Ecco, soprattutto spostare. Ottima lettura difensiva. Pericolosissimo passaggio centrale di Yuto che. E che palla, mamma mia, terzino destro, scusi. No, che pure, okay. Pur Paolo ha capito subito, si è spostato. E dai, non deve seguire la linea, mi raccomando. Noi ci dissociamo da questi messaggi di Oia. Dai, quanto una linea è partito. È partito Weshmorai. Però Paolo. Vedi, appena redarguito, guarda come rende bene. Bravo. Così no, piace. Non si può dire se. Sì, è partito Gallians. La mette in mezzo? Traversone in area. Solo voi sta laggando tantissimo questa partita. No. Ho preso una faccia. No. Perché a me sta laggando tantissimo. Mi sono... Aiuto! Mi ha fatto un calcio. Oh, ma da dove è passato quello? Aiuto, mi spacca, vado via. Aiuto. No. Aggredisci, bravo, bella, bravi, ancora, ancora Rocky, bravo, bravo, bravo TD, bravo TD, no, bravo TD, Paolo, non lo elogia, no, lo smetto di elogiarlo, sì, troppo, hai ragione. Recupera il pallone, ottimo. Che pressing, ragazzi. Mamma mia, indiavolati. Red Devils, i Fit Devils. No, peccato. C'è spazio per la ripartenza. Ma ogni tanto mi si blocca, tipo. Non so. Possesso gestito bene. Anche a me. Il recupero. Vieni TS, vieni TS. Aiuto. Aiuto. No, peccato. Attenzione! Aiuto che cerca di pancia di anticipare l'avversario. È la pancia, attiva la pancia che non mi permette di correre come voi. Ho mangiato azione troppa mozzarella prima di scendere in campo. Passaggi illuminanti. Movimento rimorchio. Tira, bellissimo. Ci sta. Non l'ho rischiata. Ma un Lucconi che ci fa sapere che rimorchia poteva. C'era il rimorchio lì. Piazzamento mediocre Kululu. C'era un rimorchio, ho visto, fuori area. Ecco il tiro. Miracolo. Parata plastica da parte di Parata la Radu. Parata laser. L'ha presa. Si riparte. Veloci che manca poco. A Betri a disposizione. Siamo 80 contro 2, comunque. Forse. Bella. Aiuto, era in mezzo da solo. Se gliel'ho passata io.
credevi che appunto, ma è solo quando la passa lui, perché devi capire, ecco, caro Gallians, che c'è una leggenda, ovvero che Sevo non può fare assist. Ok, e il dio dell'assist l'ha maledetto una sera. Si chiude il primo tempo. Guardate i nostri tifosi. E chi sarebbe il dio dell'assist? Il dio dell'assist è una divinità, non... Sì, ma Apollo, non Zeus, chi è? Non possiamo dire. È innominabile. Okay. Possiamo dirlo, c'è censura e la censura fa bene alle volte. Comunque, siamo sull'1-0, una partita parecchio sofferta da parte degli attaccanti avversari che rimangono sempre intrappolati nel fuorigioco. Signor Luconi, come si capisce il tempo del fuorigioco, lei che gestisce questa parte? Come si... Ma intendi nel chiamarlo oppure nell'attaccare e non finire in fuorigioco? Perché in questo caso dovrei chiedere a te come fa a finire sempre in fuorigioco. Probabilmente per la lentezza nei passaggi dei centrocampisti, però va bene. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Tanto si riparte. No! Inciampa da solo, cos'è? Una simulazione incredibile, ci dissociamo da questo tipo. Un attimo che sto prendendo il caricabatterie. Tranquillo. Ma come un attimo? Tranquillo, no, normale. No, tocca il pad, ti butta fuori, tocca il pad. Tocca il pad, no, veloce, ti butta fuori. No, l'ha già buttato fuori, mi sa. No, c'è. Vorresti avversario che aiuto. Protegge il pallone con posto, il posto, aiuto posto, posto. Aiuto, guarda, mai partito porre. Aiuto. No, era partito aiuto, no, era solo. Il terzino si è spostato. Era una palla da sfruttare. Il terzino si era spostato per non marcarlo, cioè. Subito in avanti. In ogni caso, brava la difesa a salire con i tempi corretti. Oh. No. Lo so, è un, bravo, po', sono un po' appesantito. Scegli la soluzione interna. Eccolo. Fallaccio. Ma è fallo là. Oh. Un tocco morbido. Sì, ma il vantaggio si è concretizzato dopo il tocco morbido di Fede Carte che tentava di smarcare Gallians. Che aveva già mollato il pad. Io gli ho dato dettaglio. Fiducia perché gli esordi ai giovani, come si dice sulla Gazzetta, il Corriere, eccetera, eccetera, bisogna dare spazio. E purtroppo perde palla. Non abbiamo sempre Gnonto. Cercherò di non farlo ragionare. Gnonto, intanto che può essere il terzino sinistro. Aiuto? Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte. Boom! Mette ordine, crea superiorità. Io ci ho saputo analizzare, non basta tenere palla. Alla fine quello che conta. Madonna, abbiamo dei difensori centrali che prendono la palla. Fai aiuto, però salta almeno, provaci. Ma anche se salto arrivo più o meno a metà altezza. Bravo qui il difensore. Attenzione, Mark che difende benissimo. Do supporto al TD, al TS. Anzi, scusa. In faccia però basta, rotto. Rotto. Recuperano bene palla. No. Ero partito perché avevo visto aiuto lì e allora ho detto. Ora la paghiamo, attenzione, chiudiamo. L'ha presa ancora. Abbiamo un portiere incredibile cambio di gioco. Oh mamma mia. Ah. Lopez. Guardate aiuto. Chi è che ha la sagra della io sotto casa mia c'è sempre no. Può girare il signor Calovini, lo oddio. Tira. Senza problemi. Ci ha provato, aiuto. Che pensa te. Cosa è andato dalle parti mie a fare la sacra da parola? Torna al suo posto. Anche lei è Raggi. L'ho vista, Ma dove sta andando Andrea? Aiuto un attimo fuori dal campo, ma rientra in campo. Vai in mezzo. Ci mette il fisico. No, maledetto, maledetto portiere, mannaggia, capellone, maledetto capellone biondo. Ancora. Vorrei fare un sondaggio in chat, quanto era prevedibile un tiro? Pallone in mezzo. È più prevedibile un gol, Da 1-10. Era più prevedibile un gol, in effetti, però purtroppo non c'è stato.
Satanata, scusate, è fuori gioco. No, è fuori gioco. No, mi ha dato, ma era fuori gioco. L'ha presa, cioè, signore. Poi il Tevo che cerca di cerca di metterla in porta. La mette in sulle scarpette, così, secondo così, me. Ovvio. Sulle scarpette, vero? Pallone invitante. Un po' di cagate, cioè, Rocky è pestato. Ah no, non so. Cross nel mezzo. No, non è quello che pensate. Eccolo? Che può essere. Allora, è un'altra cosa. Sì, sì, sì. Ma passiamo avanti. Ma torniamo a noi. Ma qua torniamo indietro, vedo. Che altro. Perché ride, signor Lucconi? Sa cosa ha pestato? Perché stiamo facendo delle figure di che non posso dire. Apri, sciabolata. Ma un cambio di gioco di quelli proprio belli. Vai, di cambio di gioco, aiuto. È la miseria. Ci prova! Al volo, aiuto. Al volo, aiuto. Tenta il gol della settimana. Pensavo di tirarla fuori allo stadio, quindi. Te anch'io, in effetti. Mancano però invece, alla fine della gara. Fuori gioco. No. Intercetta bene, è contrasto, purtroppo. Abbiate pazienza. Gallianz che va a dare una maschera. La Gallianz quanto corre, sinistro. Scusate. Signor TS, non sento rimproveri per Gallianz. Entra in modo perfetto. Aiuto subito. Chupo Moting. Giuto sempre in mezzo alle scatole. No. Ma Luca. Però ragazzi, manca qualità, manca qualità. Non so che dice. Ti faccio vedere io come mi chiamo. Ecco, perché devo spaccarmi la schiena? Ma perché devo spaccarmi? Oh mamma. È partito Giuto. Da un'occhiata in mezzo può spedirla in area. È cross come una mozzarella. Occhio più la ripartenza. Raggi. Ah, dopo che partisse. Dopo che partisse. Non si può dire Pardo. Non si può dire con noi. Ne vinciamo un'altra. Vabbè. Di corto muso. Di corto muso. Ma per arrivare per arrivare l'obiettivo qual è l'obiettivo 12 di questa punti serata? L'obiettivo è arrivare almeno in divisione 7 almeno. Allora intervista al migliore in campo. Andiamo a cercare il migliore in campo. Maccio, siamo sempre lui in campo. Andiamo con la grafica. Grazie per la regia. Maccio Capatonda, MVP. Un gol. Ci dica scusate, lei. Scusate, sono un attimo in una stanza della casa. Arrivo su. Perché no, prima dove eri? Dove era prima? Sono in una stanza di una dove casa. Dove eri prima? Non posso dire dove sono. Non puoi dire quale stanza. Vabbè, non c'è bisogno che ti alberi, tranquillo. Chi è che sta bevendo lì? Ah, mi abbevero. No, eccomi, ci sono, sono di nuovo tra i vivi. Prego, prego. Siamo sempre in diretta. Vabbè, il microfono. Dica, che domande dobbiamo... No, MVP deve dire qualcosa sulla partita. È stata una bella partita, abbiamo vinta di corto muso e... Ma la domanda è, ma chi ha deciso che bisogna fare l'intervista all'MVP dopo la... Non dopo lo la so, vabbè, dobbiamo crearlo. Vabbè, un qualcuno dobbiamo fare un'intervista. Ma io ho una domanda. Scusate, una domanda per l'attaccante. Io ho una domanda per l'attaccante. Ma... Perché non fa segnare anche il suo collega ogni tanto? Ma perché ogni tanto lo ritrovo vicino aiuto. Perché il suo collega si dà molto da fare, però non viene premiato. È un peccato. Ma aiuto, cioè, è sempre mezzo aiuto. Ridico la situazione. Io delle volte lo vedo vicino aiuto a dargli supporto morale. So che
magari potrà essere, però se si mettesse in posizione segnerebbe di più. Ha qualcosa da rispondere Ale a questa affermazione pesante, non sono accuse. Ma sono talmente tanto vicino aiuto che poi sono io a fargli gli assist, quindi Bene. Sono capaci tutti a segnare davanti alla porta. non direi. Io, Sevo, vuoi dire qualcosa dopo questo? Giornata ideale per assistere una partita di calcio. Questo vabbè, si parte spettacolo. Con la terza partita, signori. Due vittorie in due partite giocate. Vediamo il momento che tocca l'ultimo pallone. Rimanete con noi, mi raccomando. Gara che promette di non annoiarci tra Real e Boro. Sta roba. C'è della sovrapposizione. Ma hai lasciato una palla, non me l'aspettavo. Diciamo no, perché altro avevo fatto un passaggio, non è che era un passaggio. Era un passaggio nella mia visione delle cose. Ma io vorrei fare una domanda aiuto. Cosa ne pensa dei colori sociali? E perché sono così belli? Ma guardi. Questo sembra più una squadra calcio prevedibile, perde il pallone. Tipo il Bologna, blu e rossa più che una Bologna, squadra blu rossa. E rossa. Attenzione perché saremo in trending su YouTube e per diciamo il content del nuovo blu e nero, bianco e oro. Ci dite qui sotto nei commenti per cortesia se è blu e magari rossa. Riusciamo anche a prendere il pallone. È partito? Vada. Vada in fondo, aspetti a passare. 1-2 Gagliars va in mezzo. Sì, l'1-2 a long. Però aspettavo Gagliars. Sempre colpa di qualcun altro. Sto aspettando. Colpo di testa alla ba, come si chiama quello lì? Alla ba? Non lo so, quello del Milan si chiama Ibrahim Ba. Ibrahim Ba, raccolto facilmente la difensore. Baresi? Non me lo ricordo, tipo un africano, non mi ricordo. Ibrahim Ba, c'avevo pure la maglietta. Gioca ora nel Milan. Babba Touré. Bakayoko. No, Ballo Touré. Babba Touré. Come si chiama? Vabbè, non quella so roba se lì conoscete lì. Quella canzone di Stromae che fa no Touré babba no Sevo attenzione modalità Napoli carro armato Juve. Ma come? Allora voi non avete visto il DVD di fine passa mica la passa incredibile ma guarda c'è l'aiuto da solo lì e lui ha preferito fare non so che il giullare palla pensa. Comunque dicevo, non avete visto il DVD di fine anno perché questa... Perché non c'è, non c'è mai stato, è quello il bello. DVD di fine anno. Non c'è mai stato. Attenzione, Gagliars! Gagliars! No! Peccato. Mi sono vendicato nella... Ma chi è che ha la parata? Sì, la parata. Correre in aria. Non ce la fa, è una maledizione. È una maledizione. Fate segnare quest'uomo. Fate segnare quest'uomo. Si sgancia anche lui. Protegge il pallone con il corpo. Eccolo. Che male. No. Io queste sponde. Accetta bene, attenzione. Lancio profondo interessante. C'è il signor Raffaele Lelli per i punti signor Lelli Papa Unte di Stroma per trovare il gol nel Blu-ray di fine anno grazie. Nuova possibilità dalla bandierina Ture ballo buono il tocco corto Ture babba attenzione grande ritesto del portiere su questa conclusione è un minuto che poi guarda di male sguardo cattivo il portiere calvo tranquillo abbiamo il Sevo là ma dove e il Pepe batterà la punizione metti il coccodrillo là sotto. Che fate? Cosa fai? Ma che state ballando? Che state facendo? Ma il portiere ci è arrivato. È un bug. Sacco pieno, sacco vuoto. Non l'avete mai fatto da bambino. Aiuto! Che fai? ecco.
Le statistiche sul possesso palla nell'ultimo quarto d'ora sono largamente in favore della squadra di casa. Non c'è il terzino, che però non ce l'aiuta. No, sono pazientato. E invece ci arriva. No, peccato. Ci credo. Bobbo Vieri. Non deve segnare. Ancora, 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 sopra lui. Niente, la maledizione facendogli quella domanda. Credo che se vuoi l'indirizzo in chat privata. Crossa nel mezzo. Palla allontanata, ma non è finita. Cacchio. Quello è difensore centrale. Sul pallone. Che è? Ah, che si fa a centrocampo il difensore? Non lo so, ma è un problema. Siamo un po' sbilanciato. Salito per il corner. Aiuto, in campo, dove vai? Calvo. Saliamo. Contreras. Girano il pallone per aprire la scatola difensiva avversaria. Bravissimo. Il possesso del pallone. Oh, mamma. Tu devi smettere di dire bravissimo perché cosa buona che fa. Perché poi dopo fa una cappellata incredibile. Chi è? Legge bene. No, bella Lore. Oh, mamma mia, che visione di gioco di Tamorri. Incredibile. Con una sciabolata morbida manda l'attaccante in porta. Ma io aspetto quadrato per togliergli la palla, quello l'aveva già presa e l'ha tirata nella direzione in cui stava girato. Regia, ce l'abbiamo il minuto della live. Sì, abbiamo anche una cosa. Ora chiedo un attimo alla regia se mi può aiutare. Il rumore del passaggio di Lorenzo. Attenzione! Oh! Preso per i tempi, ha colpito il pallone con la forza giusta, basta niente, lo sentito, no, l'ho sentito perché hanno urlato. Sarebbe finito in porta. Ecco, okay. Già si è sentito meglio. È un trapano. Era una leva. Una leva. Che sembrava Rocket League che parte il match. Chi è? Fatemi recuperare palla, così faccio un altro passo. Scusate, regia, c'è Benny questa sera? No, non c'è Benny, c'è il mio computer e io devo togliere le mani dal pad per azionare la regia. Porca miseria. Per rientrare in tempo del fuorigioco. Comunque bravo anche la difesa a salire. Marco. Comunque siamo sotto per la prima volta. Sì, buono. Occhio alla verticalizzazione. Sì, non segna ma fa assist. Un incredibile Clarenzio che fa il terzo sinistro, poi gioca ai mimi. Guardate lo stadio, casa anche. Quale scaturito il gol che stiamo rivedendo lontano. Messa dentro da pochi passi, era praticamente impossibile. C'è la stadium. Sapeva già che la palla andava lì e lì si è messo. Aiuto perde tempo per far fischiare la fine. Bravo, tutti con le nostre magliette, prezzo modico un centesimo. Direi 1-1 molto meritato. Le nostre magliette possono essere acquistate. Vanno a Luba, ma ci stiamo coronando con la Juve. Che ne è, 100 milioni libera. Un centesimo, 100 però magliette, un euro. No, non vorrei dire, ma abbiamo un expected goals di 3. Cioè? Beh. Cioè che dovremmo essere a 3 gol. Ok. Benissimo. Intanto qua stiamo vedendo Luconi che... stiamo vedendo i palazzi di Roccella. Andrea, volevo parlarci di questi palazzi di Roccella. Sì, allora Roccella, terzo piano abita Stefano. Abbiamo visto. Poi c'è Stefano bianco. Canino, pazzesco. Stefano Canino. Poi abbiamo a posto. Sono partiti? Apertura. Guarda in mezzo. Eccolo! Vai. No! Ah, peccato, mi ha anticipato, di nulla quasi. Ah. E rischia la testa, Mark dice, certo. Già. Per la squadra. Mentre il Sevo accarezza il pallone. Ce l'ha fatta. Si è sbloccato. Attenzione, tutti a cantare una canzone adesso. Mamma mia, quei baffi.
Debappé con penetrazione. Guardate, poi, guardate, poi, guardate, ecco. La scuola si vede anche il liceo scientifico. Sebo, cosa ne pensi del Puoi intonarci una canzone? E qua, mannaggia. Okay, attenzione. Ma dovrei mettere lì la regia, ma poi non si può perché c'è copyright. Blocca tutto, no, Long proprio che aiuto non lo calcola. Può sbagliare. Attenzione. Entra sul pallone, smette il pericolo. Ripartenza. Si gira. No. Non sfruttano questo possesso. Non va. Non va. Comunque se premete il bottone verde dell'interattività potete vedere la SevoCam, potete divertirvi con lui. Un divertimento, guarda che... Attenzione, mentre ci provano, ma chiude. C'è stata la deviazione provvidenziale. Lorenzo chiude. Dechiappa ma chiude. Corner che non comunque vogliamo dissociarci dai lavori di televisioni e barra pay di TV. Noi non abbiamo una giornalista ma abbiamo proprio Diletto Flamini. Eccolo. Nessuno può approfittarne. Abbiamo Diletto Flamini. Attenzione. Aia. Oh. M'ha menato. Sono metri per andare. Ecco, il gioco. Non era per gioco. Ma il difensore che fa? Che parata. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio. Ops. Ha riconquistato palla. Lo so, ho sbagliato direzione. Ma ora Ma dai. Aiuto, ma tu devi fare il trequartista alla Ortega. Lopez. Attenzione. La banda. Chi è che si è messo a suonare? Ma che intesa col terzino? Vai in mezzo. Eccolo. Attenzione. La lontana, ma non è finita. No. Mi sono disarticolato la spina dorsale per fare. Squadre lunghissime. Occhio al tocco verticale. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Attenzione, arriva il frittatore. Palla che è uscita, ci sarà la touche. Ma io voglio sapere una cosa da Sevo. Sevo, secondo te perché FIFA diventerà EA Sport? No, com'è? EA Club, quel cavolo che è. EA Sport FC. EA Sports FC, Sevo. Tu che sei dagli Stati Uniti e te ne intendi di marketing. Che ci graffi di cazzo soprattutto. Ecco. No, portiere! Oh. Wow. Rigore. No, vabbè. Ma dove? Sì, vabbè. No. Allora ditelo che avete ditelo che avete paura di Fitto Real. Chi è il portiere? Meritato. Non la prendo, come cavolo si chiama? No, ma la... è caduto il portiere. Che cosa rabbia? Cioè, si sposta e sa. Meritato. Si è palesemente arrabbiato con il terzino destro per aver fatto quello che ha fatto. E rivediamo l'esecuzione perfetta del rigore, freddo dagli 11 metri. Ha visto che il portiere si era mosso in anticipo, stato fatto. Ha pure il giallo! Ah, ok. Partita dove tutto può essere ancora una volta aiuto si propone, ma è inutile. Assistito. Apri! Aprite la porta, fatelo uscire da lì. È un Mark che alla velocità, alla velocità circa di subito smentiti, come si chiama quella della Roma? Cristante c'è la velocità. Aiuto, stop di spalla. Oh, a me non la passa proprio, sì. Cioè. Oh, ma c'è Federica sola, due difensori centrali. Federica, digli qualcosa e soffre di egocentrismo, praticamente Gagliest. No, ma non ti puoi lamentare che Andrea non passa la palla, perché è il suo marchio di fabbrica. È il suo marchio di fabbrica! Hilarità, se ci si diverte qua con Real Fitness. Incredibile. Ah.
sta per calare il sipario sul match, hanno la chance per provare a vincere. Ottima chiusura difensiva. Tanta confusione in campo. Se avessi 15 anni. Capreso. No, Capreso è il nostro. L'ha presa al portiere. Tiro a giro. La competizione fa male. Non sono riuscito a prenderla di due dita come. Devi imparare dal compagno, il tuo compagno di ruolo. Juninho pernambucano non mi ha insegnato bene. Occhio all'avanzata del Real. Ha un'occhiata in area, la mette in mezzo. E niente. Palla allontanata, ma non è finita. Devo alzarmi, sto attaccando. Ancora 5 minuti da giocare. Si mette bene sulla linea del passaggio e recupera il pallone. Occhio al pallone filtrante. Gran palla. Attenzione, una scivolata. Azione interessante, attenzione, a caccia del gol, vittoria. Respinta col corpo. Ha recuperato il pallone senza fallo. Oh, scusa. mi trovavo là, che devo fare? Purtroppo. È in buona posizione. Dematerializzare. Attenzione. Finte contro finte. Si se riusciva a prendere il pallone, probabilmente la volevo passare. Purtroppo è forte nostro... come un attenzione. Grisone. Fedeca, no, pensavo tirassi. Anch'io. Non me l'aspettavo. Peccato. Cioè, ci stava il tiro perché era alla fine partita. Te l'avremmo abbonato. Ah, non ho visto niente. Ecco, sì, ecco. Vada con l'intervista all'MVP. Bergomi. Bergomi a stile. Allora, avevo capito Bergomi. E a proposito di Mercury, con un 9,5 MVP, gol e assist, a te la parola, Ale. Beh, sicuramente anche Bergomi ha stile. Dedico questa partita al mio idolo Aristoteles. Giustamente, è preso dai migliori, ecco, quindi il mio marchio di fabbrica, appunto, Aristoteles, direttamente dal film L'allenatore nel pallone. Chiaramente. E dopo ha avuto la fortuna di poter giocare con il 5-5-5 con la bizona. Purtroppo con io in campo, con io da campo, pure noi giochiamo al 5-5-5. Assolutamente. Non è da tutti, quindi... Diciamo che ci avviciniamo molto, ma il maestro rimane il maestro. Sì. Benissimo. Piano piano arriveremo anche in settima divisione. Ma a proposito di 5-5-5, i prefissi sono cambiati negli Stati Uniti, signor Sevo, o no? È una domanda che tutti ci chiediamo, chiaramente. È rimasto ancora il mitico prefisso 5-5-5. 3. Cos'è? Ci sta. Boh. Cos'è, un'asta al rilancio? Stiamo giocando al fantacalcio. No, tu hai detto 5-5, hai detto 3. Ma Paolo, io... 1000. Oh no, l'ho capito. No, Andrea non ha capito, Andrea non ha capito. L'ho capito, ma stavo cercando di tergiversare, per cortesia. ride. Vogliamo inquadrare, purtroppo lo inquadreremo con l'immaginazione, un ragazzo che abita all'interno di un circuito e ride da solo. Direi che io Long, prossimo partecipante a LOL. Grazie. Chi ride fuori. Allora, quando è che facciamo questo cambio modulo? È un aiuto che si prende delle... Ma io vorrei solo sapere una cosa, ma chi è il nostro allenatore? Credo sia Luconi. Allora esoneriamolo, scusate. Vuole esonerare il capitano, proprio lui. Ah, quindi addirittura capitano allenatore. Sì. È allora, colui che ha deciso anche di fare le interviste post gara al mio caso. Sì, a caso.
Vabbè, scusa, è giusto. Beh, mi sembra, cioè, facciamo le interviste post gara ai primi tre ogni volta che si classifica. Andre, sto arrivando. Si schieri. Abbiamo perso il CEO. Ah, ecco, che va. No, c'è un po' di avevo il microfono mutato. Volevo dire a Long che è normale fare interviste al migliore, perché anche in pro l'intervista l'abbiamo fatta per i primi tre, non a te nelle gare. Quindi... Infatti, per darmi un po' di spazio, giustamente. Che stilettata. Quindi Andrea, Long, giustamente, quando riuscirai a essere tra i migliori, ti faremo l'intervista. Non passate il pallone a Marco. Qua c'è stato un asa che non me la racconta giusta. Questa assenza che ha avuto non me la racconta per niente giusta. Ma io vorrei vedere l'omino, per cortesia, se no inquadriamo la faccia del Sevo dalla nostra Sevocam. Il silenzio, diciamo che aiuta a capire la situazione. Mutilata addirittura. Oh no, tombola, ci scrive Federica Cart. Attenzione, non parla in party ma in chat si sbizzarrisce. Ok, allora se vuoi puoi rispondere direttamente in chat, se vuoi. Incredibile, vengo. Si rincarna la dose, incredibile. Cioè, metà della live sarà ricerca partita in corso. Mamma mia, ecco. Ah, incredibile. Pazzesco. Questo è una gag studiata palesemente. La nostra Fedecart prima scrive: sembra un Lopeschi. Un Lopeschi quando fa le live, non so se l'avete seguito, lo faccio un po' di pubblicità, seguitelo su Twitch, perché lui quando gli chiedete qualcosa non risponde nel microfono, ma ve lo scrive direttamente in chat, giusto per farvi immaginare. Guarda che ci vuole più impegno per scrivere in chat che per rispondere a voce. Che belle maglie, cioè, queste. No, lo prende il telefono mentre mi scrive. So se guardate che belle maglie queste idee. E infatti non l'abbiamo selezionata. Incredibile, è tanto bella che non viene selezionata dal nostro capitano. Cosa? Doppio passo. Perché? Giusto. Beh. Ah, ecco. Ma... È comunque più divertente di Paolo, incredibile. Ricordiamo, facciamo un po' di pubblicità a Paolo, fondatore di Spinara di Arlong, è un qualcosa che non si può dire alla famiglia. Qualcosa che non si può dire alla famiglia. Ma guarda, metti un cioccolatino. Questo era un Ferrero Rocher, basta appoggiarlo. Fatto un frontale col terzino. Carica. Che arriva l'intesa fra i due. Attenzione. Basta chiedere. Guardate. Ha preso gli schiaffi. Sei passato tra due persone. Cosa è successo, Sevo? Ho sentito uno. Ha lasciato scampo il portiere. Ha preso una spallata. Non si può dire. 1-0. E la perderà adesso. Ah no? Riesce a colpire. No, perché ti sei fermato? Per non andare in fuori gioco. Real Fit scatenato. Che cos'è? No! Speriamo che la regia non abbia registrato, perché potrebbe no. Io credo che abbia. E ci stanno gli estremi per la denuncia. Ma perché si è fermato come un... Bisogna aggravate per il nostro attaccante. Sevo, cosa se ci fosse della la non censura questa sera?
Long, per favore. Attenzione. È un Sevo che prende palla a metà campo. Aiuto. Vai, aiuto. Ma ha già finito la stamina, 13 Ale. No, ho sbagliato la direzione. Madonna. Ma chi è quello con la parrucca viola? Cos'è? Oddio. È un nostro avversario. Recupera palla e fa ripartire l'azione. Bisognerebbe chiederglielo a lui. Ma è inguardabile. C'è il rinvio lungo. Allora, ci dissociamo da questo. Sono partito. Intervento tempestivo del che la gamba è quella, ricevere il pallone. Ha finito l'energia già. Dopo, ragazzi, 17 minuti di partita sono 1,60 per 55 kg. Vai. Cross. C'era con il parruccone. Comunque, ragazzi, ho visto il nome di quello col parruccone, ma non è qualcosa di ripetibile in live. Quindi Eric più qualcos'altro. Attenzione. Lascia partire il traversone. Aiuto sulla linea a disturbare. Esatto. Ma il content cavolo. Creator ce l'abbiamo qui. Paolo, cosa ci puoi dire? Che contenuti creerebbe? Il content. Boro che regala il pallone agli avversari. Che palla. Vai, Tommaso, vai. Lo spaga. Ecco. Posso dire che sono stato praticamente che maledetto palo. Da... Palo decisivo per impedire loro di allungare e portarsi sì. Il portiere... Non sarebbe mai potuto arrivare su quella conclusione. Era... Oh, il portiere che fa? Allora, vorrei Andre fare una critica al capitano. No, Andre, è colpa del capitano, perché il capitano può spostare anche il portiere sui cross, quindi non so come... Quindi dov'è il capitano? Hanno pareggiato, dunque... Si è mutato. Cioè abbiamo creato mi dicono dalla regia occasione che abbiamo il capitano in collegamento da Pisa. Contrasto efficace da Pisa sì? Da Pisa, sì, è andato a Pisa, si inserisce bene e recupera, ha preso la nave più il capitano, prova il tiro in porta. Molto semplice. Ma c'è qualcuno che sta, non so, prendendo qualche yacht per andare, è proprio lui che sta scappando credo dal attenzione, paese. Attenzione, è partito, ci prova. Aiuto, stremato. Occhio al corner. Difensore spazza in qualche modo. Pazzesco. Sì, Pier, questa volée non è uscita. Il portiere con la parata laser, tutti a loro. Si affaccia il Real. Cerca la rete. Ma c'era Fedegaard. Aiuto, vai! Ci provo, porca miseria, sono alto 1,40 m, mannaggia. Sono stirato tutti i legamenti e gli adduttori. È entrato bene qui con decisione. Squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso palla, lo confermano anche i numeri. Controllano il gioco, Pierre, ma la verità è che non riescono a capitalizzare questo possesso. Il risultato riflette la loro scarsa vena offensiva, serve una scossa, un episodio, che ne so, qualcosa di imprevedibile. Attenzione! Possono portarla a casa. Una bella azione. Grande intervento. Il gioco, cos'è sta roba? Cosa state facendo? L'incorso da 10 dinosauri praticamente. Passala! 10 dinosauri. Praticamente c'erano 20 giocatori in 2 metri quadri. Oh, vabbè, ma che fa? Sfondamento. È un Sevo innamorato del pallone e lancia poi compagno. Tommaso Rocchi si fa largo della tre quarti avversari. Attenzione, arriva di Rocchi. No, peccato. Carica il tiro. Portiere e la para senza Chernobyl. Ciao ragazzi, siamo 1-1. Forse 20 tiri in cross verso il centro del 21. Si riporta in vantaggio dunque. Colpo di testa.
Mamma mia, quei baffetti sono inguardabili. Cioè. Stasera ne ha una a un elogio. Ce n'è una per tutti. Sì. Dillo a Freddy, io ho cercato soltanto di... Sevo, interdittore d'area, mamma mia. Occhio può crossare. Tiro respinto. Ah, sa come è passata quella palla là, cioè, ma infatti eravamo in due. Capiscono il momento. È un minuto dei decimi. Attenta qui la difesa. Lancia. No. E si chiudono qui i primi 45 minuti. Vabbè, di gioco. Qua. 2-1 il punteggio. Perché ha fischiato? Incredibile. No, vabbè, questo è calciopoli. 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 C'è un po' di scompiglio. Che ha fischiato. Da questo momento il mondo del calcio. Perché abbia fischiato l'arbitro al 45? In questo momento Real Fit non ha più un capitano. È palesemente una fusione tra Biscardi e, no, e Simone Inzaghi. No, no, c'è proprio, c'entra niente. E va bene. Ma Lucconi era entrato dal viaggio a Tenerife o... Ci sono, una frazione che ha avuto inizio con il volo atteso, okay, da una sono concentrato sulla partita. Cerca di parare invece di parlare. Parare? Io sono mica portiere. Oh. Scusi. Vabbè, cerca di giocare. Attenzione. Beh, se non la tiravo sul portiere, no. Dopo in schia, ancora due gol in meno di Andre, vorrei ricordarlo. Io non lo volevo dire, ma l'hai detto tu. Un dissing per bene l'azione in direzione Tamarri. No, era un elogio ad Andre. La rimessa laterale. Era un elogio aiuto. Ah, guarda come guadagno metri, guarda. Il difensore che fa una simulazione vergognosa, il difensore Caldirola del Wolfsburg. Tentativo di cross. Caldirola del Wolfsburg. Beh, il Wolfsburg è pelato, guarda. La maglietta è quella. Cioè, vede uno pelato e pensa a uno del Wolfsburg. Ma perché altro, perché è come se Caldirola fosse ancora il Wolfsburg. Vabbè, però è stato un pilastro del Wolfsburg. Un pilastro incredibile, tutti lo ricordano, io per primo. Vai, crossa. Attenzione. Da lì può crossare. Oh, guarda che cosa, sì. Cioè, vabbè, cosa. Gli metto là un cioccolatino che c'è scritto scartami, e allora che fanno? Stanno fermi là in campo. Raggi può ricevere la posizione interessante. È fuori gioco, mi sa. Io ho preso dei calcioni. No. Fuori gioco, ma... Ha preso dei calcioni. Azione un po' tabureggiante del Real Fit con Long che fa sportellata a destra, manca. Come Lopez, sì. Pure loro, pure loro. Mentre Lopez ti vuole invitare questa mossa Lopez che ha rimediato infiammazione al pettineo del ginocchio. Aiuto, dove sei? Stata... Aiuto. Che domande. Non si fanno queste domande. Speriamo che in live in piedi nel mentre che sta giocando a FIFA speriamo che il regista speriamo che il regista sia accorto della giocata di Lopez che prima. Sì, ho segnato, tranquillo. Attenzione, Caldirola, ma quanti ne hanno di Caldirola? Oddio. Non è che è sempre lo stesso. Oddio, non me lo aspettavo proprio. Vabbè. Wow. È un aiuto che è a 40 metri di fuori gioco. Si mette proprio. Dai, nemmeno calcio d'angolo. No, no. Ma no, meno male che ci sì, sono. Sì, calcio d'angolo. Fortissimi. Ma questi non sono più grandi. Vorrei provare un tiro a giro con il terzino e vedere come lo fa. Sta filata. Sì, Pier, questa volée è un'uscita di parecchio. Aiuto, un po' stanco. Forza di correre fuori dal campo. Vai, guarda che sfiga. Però ragazzi, cambi di gioco non ne vedo. Guarda, se entra Alberto Alesi ne vedrà di cambi di gioco, tranquillo. Oh mamma. Lo aspettiamo. Al limite dell'area. Ha detto che sarebbe arrivato, io lo aspetto. Anzi, tra un po' gli scrivo anche. Spera che ti scendo qua tra le braccia. Gruppo Gianluca.
aveva detto che era cena fuori. Ma io aspetto solamente una persona che arriverà forse a tarda sera. Quando non ci sarà più la live, ovviamente. Palla che termina in auto. Ecco. Si ripartirà col palo laterale. Vabbè. Perdono banalmente il pallone. È partito. Ferma l'attacco, intercettando bene la traiettoria. C'è un aiuto. Dai, dai. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Chi? Mi sembra Andre. Hanno rinchiuso Andre in cantina. Sono arrivati i tecnici dell'Enel. Contrasto pulito. Chi non sapesse questa piccola gag, andatevi a riprendere le live, non mi ricordo di che Gran Premio è, nel 2019, quando il pallone che è uscito sarà fallo laterale. Non chiuse la live perché arrivò sudato mancio. Lettura perfetta e palla recuperata. Bellissimo. Aumenta l'intensità del pressing. Cavolo. Sento anche dei dialoghi anche abbastanza. Insiste nella sua azione. L'arbitro assegna. Oh, ha parlato. È incredibile. Perché non, credo abbia scritto. Poteva fare molto. Ah, ok. Ah, che data. Occhio al tentativo in campo aperto. Ole, e niente. Morino! Grande occasione da pochi passi. È uscito fuori un passaggio. Diciamo, inqualificabile. Disappunto. Da lì può andare col cross. No, è troppo lungo. Tira. Sì. Bella. Risponda con l'aiuto del palo. Aspetta, no. Brava. Brava. Ma vedo una persona col numero 17 a sono caduto. Sono caduto per terra. E insomma, Maccio, mi facciamo quittare questi. 600 secondi da giocare ancora. Ma dai, ecco. Cioè, a posto. Si tirano fuori una situazione complicata qui. Si riprenderà. C'è dell'incertezza qui adesso. Controlla il possesso del pallone. No. Aiuto. Proprio lui. Attenzione. C'è aiuto, finito la stamina. Finito la stamina. Corri. Male il passaggio. Che ha fatto quello? Scusate, ma Lorenzo non voleva. Un compagno di squadra. Tre biature. È da tutto il secondo tempo che non sta in piedi. E allora ha deciso di dargli una mano. È andato una mano. Anzi, un piede. Anche un piede. La metterà dentro stavolta? Sì, ma che domanda. Oh. È già la terza che mette dentro. Te l'ha messa, dai. A voglia. Sì, guarda, non è nostra. È la terza che gli do. Ok. Vabbè, un po' alla volta, in calma, dai. Prossimo MVP della partita. Sempre se non quitta. C'è stata un'aggressività su quello. Verde, il fiume Po riconosciuto da tutti come il fiume più lungo d'Italia. Pallone invitante. Tutti? Sono caduto. Che smarca Ganze. Si era intuito che voleva calciare davvero a tutti i costi. Un po' egoista qui, diverse soluzioni a disposizione, il tecnico non l'ha apprezzato. Ma cosa? Che sei matto? Ma che sei matto? Cosa cavolo sta facendo? Perché la porta è l'altra, eh? Io mi sono spaventato. Io devo fare autogol, infatti. Io mi sono spaventato, ma che sei impazzito? Ma, arbitro? No, andiamo a fare gol, guarda. Arbitro? Ah no? Via. Non lì. Ma che fa quello? Sta svegliato. Andrea, ma ti abbiamo sentito dialogare anche veementemente. Cosa è successo?
Sì, c'è la polemica in corso. Ci spieghi, continui. Che polemica in corso c'era? E che polemica? Tra... Allora, l'intervista. Allora, aspettiamo. Intervista. Andiamo a vedere. Aspetta. È doppia, intervista doppia. Allora, nome. No. Non so chi è che... Aspettate. Allora, vediamo un po'. Chi sono i due? Allora, ok, i due attaccanti, perfetto. Parte prima il PS e poi parte il PD. Allora, nome. Allora, innanzitutto ci dissociamo dalla seconda cosa che hai detto. Sorvoliamo su queste affermazioni per cortesia. Avanti. Ma soprattutto fit anche per il sociale. Un oratorio. Sevo, cosa avrà è l'uomo dalle domande scomode. Io tornerei su quello che sta succedendo a casa Andre, però, perché mi interessava sapere. Sì, Badolato, cosa che stava succedendo? La maglia, che succede se non lo sai tu? Ma cosa? C'era della polemica, hai detto prima, sentivamo dialogare. Cosa è successo? Sì, sul... Cosa? Gli investitori, cioè, polemizzavano. Cosa su... Gli investitori, sì, polemizzavano. Sì, c'è la stadium. C'erano degli investitori. Sì, ci abbiamo contro il team di aiuto, io... Ve lo devo dire, ho venduto la società. No, ci hanno comprati. Oh, no, incredibile. Sì, a un euro l'ha venduto al mio... No. Oh, ti posso chiamare un vitalino di aiuto? Sta di, è il team di aiuto questi, quindi attenzione a dare palla Andrea, che potrebbe essere venduta la partita. Se l'è già venduta, ecco perché tutto torna. Capito? Pensa un po'. È un Marco che fa dei movimenti assolutamente inutili. Ma va, è tipo questo, Tipo l'assist, oh mamma. Che flop e neanche a porta vuota, più che altro che la palla non gli arriva. Continua il dissing ingiustificato. No, questa volta qua è un dissing su di me. Non era su di lui, ha fatto tutto bene. Ma signor Tamori, le nuove generazioni della Prime, secondo lei? Che pedale. Oh. Allora. La butta fuori così. Voleva farlo ammonire. L'intervento precedente. Ma io volevo farlo, ma non è andato, non l'ha fischiato. Ma che sono questi orsi? Si riparte con la rimessa laterale. Se ne va con un gran numero. Sevo che vuole giocare da solo. Voleva fare spellere Vico Atletico. Sì, l'ho capito. Bravo. Siamo attaccanti grossi e difensori secchi. Mentre aiuto se ne va per crash. Nielsen. Ah. Lividi. L'avanzata dei Black Cats. La sentirà domani mattina. Brutto valore verso dei Black Cats. A quanto più Black che cazzo. Non erano orsi, scusate, non mi torna. È un attimo, mi sto grattando un attimo la schiena, aspetta. Okay. Stai grattando la schiena. Perché ti assicuro che è un prurito insopportabile. Ecco, finito. Numero. Fallo! Oh, mica mi può spingere in quel modo, mi sto grattando la schiena. Ma è fallo. Ma se la bandierina è più alta di Yuto, come fa Yuto? Esatto, quello è un problema. Ma non ci facciamo queste domande. Ah no? Riconquista palla intercettata. Allora, la storia del passaggio. Vai. La spazzo, attenzione. Dove va? Quello è centrale, no. Quello biondo.
Non so cosa ci faceva Paolo lì, ma fortuna che stava lì. Vabbè, siamo no, no, perché ho visto un difensore centrale a prendere in attacco. Quindi. Fallo, da partita dritto per dritto. Vabbè, ma l'arbitro chi è l'arbitro? Scusate, chi è? Pairetto? Chi è l'arbitro? Pairetto. Il difensore ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. C'è la rimessa con le mani. Ho avuto davanti al Sevo che però pur di non... Credibile! Credibile! Oh, non cadere, eh. Sale su, niente. Tenetelo, tenetelo. Ah, poi va sotto la gradinata. Oh, mi prende per il collo. Che cacchio? No, non ti permette. Tentato omicidio. Cioè, preso per il collo. Non poteva sbagliare. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ma spinto, Vabbè, l'hanno sparata via. Sì, non l'ha sentita la tua spinta. Prova comunque, A questa sì. Cattivo, oh, ammazzo. Come ha fatto il culo di quell'orso? Vergognoso l'arbitro. Occhio al traversone. Oh, sì. E poi un indecente. Il pallone recuperato, aiuto, bella, è brutta, buona qui la lettura del difensore, ma recupera. Attenzione, intanto scusate, acceso. Saluto il... Valentino Rossi che passa sotto casa mia, giro 1. Spazio a disposizione per i Black Cats. Fuori gioco, dai, fuori gioco. Incredibile finta del nostro centrale di difesa. Tackle robusto. Si contendono il controllo del pallone. Cattivi questi sono. Fin qui? Ma guarda, no, sono il doppio l'attaccante. Qua qualcuno vuole prendere il ruolo d'Andrea. E corri! Ma io lo volevo passare aiuto. Io prendo il ruolo perché così in realtà ci siamo capiti subito. Il Sevo ha capito il movimento di Long, lui ha capito il mio, però il problema è che è mancato il gol. Cambia gioco dall'altra parte. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Sale palla al piede Real. Fuori gioco. No, buono, no. No, no, è buono. Porca miseria, che calcio. Preso a calci in faccia in per faccia proprio, cattivo. Preso a calci in faccia che cazzo gli fai? Incredibile. Poi sbatte con il palo. Si rompe il crociato. Voleva fare un gol all'alto baglio, incredibile. No, è rimasto lì come bersaglio, per dire devi tirare qua. Il VAR, dov'è il VAR? Me l'ha dato un calcio in faccia, sui baffi proprio. Ottimo il tacco qui. È un aiuto che ormai sta prendendo. Intervento alla Montero, non so di chi. Di Marco, sempre Marco. Bisogna fermarli, perché. Brutto, dai che fa, aiuto, dai, sveglia. Rude. Vabbè, ma. Un minuto di extra time. Ha spazio lungo la fascia. No! Hanno mantenuto il sangue freddo, hanno riguardato bene il pallone. Ci chiedono aiuto che 45 minuti. Ci prova. Risultato di 1-0. Ci prova. È uno stadio deluso con un Real fit sugli scudi. Partita equilibrata. Tre tiri in tutto il primo tempo da parte delle due compagini, ma andiamo da Paolo. Paolo, come ci si sente a giocare con una persona che si è sbloccata in questa partita al gol, ovvero Lorenzo Tamora? Ah, sono molto fortunato perché un prospetto molto di talento, quindi sono felice per lui. Ho molto da imparare da questo giocatore. Da chi? Io da FC, sì.
Oh, guardate là, i miei carissimi familiari. Cioè, stiamo giocando contro i tuoi familiari, in pratica. Guarda che siamo fuori casa, eh. Ma allora sono veramente... Eccolo! Ma è tutto calcolato, raga. Per non dire altro. Secondo me si è veramente venduto la partita. Ecco perché ha sbagliato quel gol. Guardate che azione di... Perché è pericoloso. Il rugbyistico. Oh, era bello. Occhio alla ripartenza. Aia. Difesa. Occasione per il contropiede. Possono far male. Può crossare. Aiuto che va un attimo fuori a prendersi un po' di... Ho visto dei calcioni, Di cattiveria siamo andati. Niente, Andrea ha detto non l'ho passato. Buona posizione. Perde il controllo. Long. Long che sembra che c'ha 75 anni in questo movimento, con questo movimento. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Mark. Azione che testa, la mette in mezzo. Da far vedere alle scuole calcio. Difensore che spazza via. Apri, apri, che cosa? Vai, Tommaso, vai. Tommasino Rocchi. E c'è la deviazione. Vabbè, il portiere fa un po' di scena. Ci sarà il corner per il Real. Io sono lontano, non posso. Arriva qua, lui. Mi marca una che è alta meno di Yuto, quindi sul prossimo corner. Vediamo cosa inventa ora. Respinge anche questo tiro. Ma che è un muro quello? Ecco, Quartararo, attenzione, è questo sotto casa mia, c'è il gran premio. Cattivo. Attenzione. Rischio. Giallo. È un Mark che dà un bruttissimo esempio per le generazioni presenti su tutto. Aia! Di testa che non crea problemi al portiere. Devono impedire con le calze a maglia. Stanno mostrando parecchie difficoltà in fase di apertura. La manovra è poco fluida, non riescono a liberarsi bene per concludere. Stava palpeggiando. Serve un cambio di passo se vogliono creare problemi alla difesa. Cambio fascia. Boom. Aspetta la minaccia sul cross. C'è stato un timido tentativo di cambiare la fascia per Andre, ma non era sì. Palla persa. D'aiuto. Vai, ottimo! No! Era passato! Ah, porca passata. Miseria, 1-2, volevo 1-2! Ma dai, ma come fa non essere fuori gioco? Vieni qua, 1-2! Vabbè, il portiere che fa? Trovo dietro la porta! È colpa del capitano, è colpa dell'altro centrale, non c'entra niente. Jordan! Hanno il destino nelle proprie mani, Pier! No, abbiamo No! Ed è ovvio che prendere un altro complicherebbe tutto! E qui possiamo rivedere l'azione migliore. La difesa a metà campo. La messa dentro da pochi passi. Era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Siamo d'aiuto. Grazie al gol dell'1-1. No, niente. A metri per eccolo. Per il cross. Oh! Buona! Mannaggia, troppo sul portiere. Perché l'ha messa così? Insiste tiro. Ingolosito dalla doppietta, ma ha fatto, ma ha portato via l'uomo. Allora, guarda quanto è bassa la mia marcatrice. Oh, madonna. Niente, si mettono in 30 quando le mezzo Clarenzio. Cerca il primo palo. Eccolo. Arriva per è sempre in mezzo. Ragazzi, ci ha messo il piedino. Ma se me l'ha fregata. Quello accanto a lui. Palla in out e sarà dunque corner. Occhio al pallone in mezzo. Eccolo. Bombe. Calciato in porta di prima. Un gol bellissimo. Bello. Bandierine. Cululo. Proprio lui.
Rivediamo il corner dal quale scaturito il gol. Lulu è arrivato come un treno sul pallone, non ho avuto problemi a mettere. E ora la difesa è contropiede. Il punteggio adesso è di 2-1. Attenzione Toretto. Attenzione, uno sparo. Oh mannaggia. Questa volta non sono io. Questa volta non sono io, incredibile. Questo è il quarto di miglio. La partenza del Milan riesce col perdere padre C. Vogliamo sapere anche il tempo però. Tentativo in campo aperto. E niente. Dove aiuto? Recupera la palla, okay. E fa ripartire l'azione. Brava la conclusione. Incredibile questa parata. Aspetta, vogliono aspetta, sfruttare questa opportunità per chiudere la gara. Calma. Rivi un po' pigro questo. Tira, aiuto! Ha cercato un cross cantiere. Ha calciato con prende il fotografo Spilenco. Non so, ho tenuto premuto ma mi è uscito male. Si riprenderà con la rimessa laterale. Ma perché l'ha passata lì quella? Ci provano ancora, questa può essere l'ultima possibilità. Mi ha trapassato come un fantasma. Mi ha non lo dico perché è vietato ai minori. No, scusate, ho sbagliato io. Sbagliato il controllo. Aiuto che era in fuorigioco di 80 metri. 80 metri di fuorigioco, aiuto, no, vabbè. Ancora dove vai? A giocare. Hai spazio per andare. Efficace la copertura della difesa che si salva. Pressione qui sul portatore di palla. Si riprenderà dunque con un fallo laterale. Nuovo possesso per loro. Ma Lopez. Guardate aiuto, guardate come si intrufola tra i avversari. Tempo e spazio per crossare. Si avventa e spazza via. Si giocherà per almeno altri due minuti. Cross al centro. Crossaccio. Fine arbitro. Bella via. Finisce qui. Successo che permette di centrare aritmeticamente la salvezza. Guarda che solo fino a qualche partita fa sembrava molto complicato. Anche nel calcio, finché c'è vita, c'è speranza, soprattutto nel calcio. Mai avanti dal mio questo rumore di questa salvezza lo dimostra. Che rumore c'è? Un po'. Migliore in campo. Fondo. Abbastanza scontato, il migliore in campo. Andiamo a ricontrollare, ma prestazione. E invece no. Invece non è voto scontato. 8, voto 8, un assist il nostro TS Clarenzio. Signor Clarenzio, è l'occasione per dire qualcosa, per commentare questa gara. Però un piccolo merito anche a chi davanti si sovrappone con maestria ogni tanto. Ecco, poi ti mando il bonifico. Ma quando è che passiamo di... Se vinciamo le prossime due censure ma ovviamente la cantante, cioè, cosa ma la famosa capito? Madonna del Ponte sarebbe questa la squadra di lì. Si dice sia una madre, credo che si sia buttato Luconi per non si sa,
C'è stato il suo avanti, avanti. Abbiamo una divisione da conquistare. Come sempre, c'è Daniela Dani. Hanno il match point per chiudere in anticipo il discorso. Raul Moro. Vedremo se lo sfrutteranno a dovere. Incontro con molti spunti interessanti. Sono nella posizione ideale per puntare alla promozione. Un traguardo che potrebbero tagliare già oggi in caso di vittoria. Sarebbe il degno epilogo di una stagione fin qui decisamente. Oh, Fede Carter! Oh. Pensare a scendere in campo e giocare come sanno e come hanno fatto sì. Il resto verrà da sé. Non tanta confusione. Ah, bello. È portiere, sveglia però. Buongiornissimo. Ma sì, ma prende anche lui un caffè. Si affaccia il Real. Posizione angolo. Ma come? Ma chi è l'arbitro? Che numero Gaglias, è fatto? Gaglias, sei punta a destra. Grazie, grazie. No, no. Perché ti vedo sempre. Si contendono il controllo del è per disorientare gli avversari. Vedi? Lasciate liberi e segniamo. No. E dai. Bravo, salta il difensore. Attenzione. Andate ad abbracciare aiuto. Vieni qua, aiuto. Eccoci qua, siamo qua. Ma per caso avete letto il nome in alto a sinistra? Sì. La puoi mettere sì. Dalla media distanza che no. Non ha nemmeno visto partire. No, perché se metti insieme i nomi, sai. Provano ad aprire la scatola difensiva avversaria. Legge bene allontano. Guardalo. Può lanciarsi sulla fascia. Madonna. Alza la testa e cerca il cross. No! C'è la respinta sul tiro. Ciccio Bello si chiama. Può salire alla bua. Ma hanno anche loro un aiuto. Il riflesso del portiere va pallone a cioè? Ma che cavolo, fa tutti sui giochi. Dai, fuori gioco di 60 metri in c'era uno che stava a fare un pegno al portiere nostro. È un nuovo ruolo. Purtroppo dopo gli allies stanno pubblicati gli avversari. Tutti lo stanno imitando. Il difensore che legge bene questo pallone. Lopez. Ma no, no. Marco. Bene, il match non servito. Bello. No, non ci ho arrivato. Non ci ho arrivato. Sì. Pilota Prime, ricordiamo. E niente. Non sono stato io a dirlo. Non si è. Ah, avete notato che concretizza lo schema perché abbia colpito senza guardare. Ai bordi del campo c'è un tipo delle mattonelle, tipo anziché del tipo piastrellato. È la 60esima volta cavolo. Che viene chiamato lo schema. No, ma li ha cambiati. Non ha chiamato uno, anche l'altro. Ok. Entrata decisa. Testate. La gioca lunga per scavalcare la difesa. Basta fare gioco, no? No. L'ha presa anche bene. Occhio al tiro della bandierina. Interviene Spazza. Aiuto che viene praticamente ucciso. Passa. Veloce. Non sta un po' piano, ma in mezzo. C'era spazio. Forse prima era Pallonata. Pallonata. Legge bene, intercetta il pallone. Forse di circostanza, si poteva anche omettere. Scusate. Ecco, lo fa questo. Palla spazzata via dal portiere. Il portiere è in difficoltà. No. Ah, pensavo l'aveva presa. Ah, mi appunto una zanzara sulla mano. Occhio in mezzo, può cercare il cross. No! Megno. Ha salvato il risultato. Una parata che vale quanto un gol. Interviene l'arbitro. Tutto fermo. Eccolo, aiuto. Chiamata al limite. Non era facile da vedere, a velocità normale.
Prova il cross a testa alta. Non un granché questo rinvio. Cross sul secondo palo. Calcola bene la sicurezza qui l'intervento. Too much, più. Too much. È patonde. Eccoli qua, Racci. Il cambio gioco tanto venerati. Ha molto spazio per andare. Non c'è rigore. La norma del vantaggio. Ah, fischiato il primo, non il secondo. Pallo che secondo me meritava l'ammonizione, ma l'arbitro preferisce sorvolare. Ha preso una, io la devo cambiare. Perché devi tirare te? Una punizione. Perché mi ha preso l'altro pallone. Itta. Mi ha preso l'altro giro, la devo cambiare rispetto alla mole di gioco creata. La colpa Pierre va cercando soprattutto incredibile aiuto che stende il difensore che aveva tante palle gol generate. Quello che era steso da aiuto. Ma quello lì che mi è venuto addosso, cioè io ero fermo. Attenzione, ripartono. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Recuperano un buon pallone, zona interessante. Hanno cercato di allungare, ma il pallone è terminato fuori. La squadra avversaria sta lasciando troppi spazi e loro giustamente ne approfittano. Un attimo, devo mettere il cazzo. Pingu. Pingu? Sì, c'è quello con i capelli rossi che si chiama Pingu. Dai. Cerca il traversone. Ci pensa lui a spazzare via. Si giocherà per altri 60 secondi. Mamma! Lancio prevedibile, perde il pallone. Si chiude il primo tempo, squadre che tornano negli spogliatoi 1-0 alla fine della prima. Guardateli tutti con le maglie da un centesimo. Pazzesco. Siamo diventati ormai ricchissimi, cioè. Ok. Beh, uno stadio che è peggio del Rocella Stadium, credo. Guarda che comunque Rocella Stadium mica... in settima divisione, cosa vuoi avere? Mica stiamo parlando... che conduce nel primo 45, seconda azione appena iniziata. Aiuto che... vuole palla, chiama la gestione palla. Palla che gli altri non capiscono perché hanno i piedi a patata, quindi cioè, non ci arrivano. Intervento pulito sul pallone. Ma che ho preso da Andre, evidentemente, ho preso da Aiuto. Preso qua dei tifosi là. Tenta il mio maestro Aiuto che mi ha Si tolghi. Mamma mia, la fascia destra proprio tempestivo nel entrambi. Mo l'ho detto. C'è la possibilità. Appena l'hai detto, sono venuto qua. Comunque, buono qui il recupero da parte della difesa. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Poco. Picchiato malamente il terzino sinistro. Sì. Ah, ops. È un Paolo che non si vede. No, io gliela stavo dando di là e non ha creduto in me. Apertura ala. Voleva essere per Fede Carta, ma... Dove sono? Ingenuità, regala il pallone. Ah, si è inserito. Azione interrotta. Signor Gallians, a destra. Traversone che non crea problemi al portiere. Facile di salvare.
portiere ha sbagliato il rinvio. Bravo portiere, così si fa. Tiro murato. Ah. Ma no, che disgrazia. Diciamo sì, che quello che può più due minuti da horror. Allora, c'è una zanzara che mi appunto sul palmo della mano fa un male cane. Siamo di nuovo in parità grazie al gol del chiedo scusa. Un Real Fit che è un po' in difficoltà, l'allenatore non si sa dove sia. Mette sulla corsa del compagno. Palla invitata, attenzione. Il difensore invece è anche l'attaccante avversario. Alle Bahamas. Ma da quella distanza poteva e doveva almeno inquadrare la porta. Attaccante che viene leggermente sovrastato. Stavo pregando da lontano perché il mio Milan ha alzato le mani. Non sapevo dove ero. Alla precisione dei passaggi che avevamo. Recuperano il possesso, interrompendo l'azione che stava diventando pericolosa. Ma non c'è del pasticciume comunque in campo. Stiamo a fare proprio schifo. È stato il passaggio, l'ho caricato tanto perché volevo darla a Mazzo. Però il gioco ha detto no. Lo possono trovare il gol del vantaggio sugli sviluppi di questo corner. Ma che sta facendo Yuta? Come sottolineato. No, ma che culo! No, dai, inaccettabile. Che devo fare? Tanto è inutile che salto là, secondo me uno per me. Non che questo che ha segnato sia molto più alto. Più facile dirsi che avanti, Pier. Malissimo. Ora siamo sul risultato di 2-1. È un long che fa cose inutili. L'allenatore dovrebbe iniziare. Sono stato menato malamente lì. Ha fatto bene a menare. Capisce tutto e recupera un pallone pericoloso. Intercetta palla, niente, vediamo se la strutta. Non faccio più passaggio tutti qua. E ragazzi, è colpa del nome degli avversari, probabilmente. Decisione, spedendo il pallone in out. C'è pressione, attenzione. Oh. Raggi. Vai aiuto. E dai, madonna, 3 ore. Occhio al tentativo in campo aperto. Lo vede? C'è il fischio per l'assistente, era infatti oltre l'ultimo difensore. Che vista! Pier, erano davvero centimetri, eh? Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Occhio perché perdono un pallone pericoloso. Posizione ideale. No, ma chi gliela levi a fatto lui? Senza provare la porta. Forse era meglio passarla, Pier, visto anche i risultati. Si intestardisce, attenzione. Andè, è arrivato in chat il tuo personal trainer, come cacchio cos'è? Mental coach. Mental coach, giusto, Ernesto. Che dice, state a dormire, sveglia. Ah. Sì, già stiamo a dormire, ma... Passate la palla aiuto, è vero. Ecco, lo stiamo un po' perdendo. Osservazione. No... E non mi arriva un pallone, sembrano dei satanati questi qua, ma che pallone, ecco, questo è peggio dell'Atalanta di Gasperini, questi. Attentissimo. È partito aiuto. Dai, niente, non ne esce uno. Niente, proprio pallone. Brutale Mark. Ah. Mark è in versione. Ma che vola questo qua? Ma che c'ha retra capa questo? È un Mark che sembra praticamente un dipingo norvegese. Giusto dare un primo pertinente. Ora sa di essere sotto osservazione e dovrà regolarsi di conseguenza. Primo tempo, una partita veramente pessima. È pure fredda. Larga. Ancora 5 minuti da giocare. C'è la possibilità della ripartenza. Cartellino in vista. Poteva andare in porta. Ma che fischiato? Rosso. Ammonito qui. No, ammonito anche. Attenzione, vorrei dire che sia Ronaldo. Attenzione. No, bellissimo. Raggi. No. Marco.
tira a giro. Ma bocca, ma bocca. Oh, i tifosi di casa sono scatenati. Sentono la vittoria a un passo. Manca una manciata di minuti da giocare. Traguardo lì a portata di mano. Vai, no, si può oh, vai. Oh. Qui può concludere. Rigore. Rigore. Fortuna. Attenzione. A sé. A chi lo facciamo tirare? Beh, come chi? Tira... cioè, c'è solo ecco. Un tiratore. No. Ecco. Ma come si tira? Non solo lo so. Un tiratore. Centrale, cerchio, cerchio, cerchio. Fai come l'hai sempre tirati. Venga! Va sotto la curva, ringrazio i tifosi che hanno sempre non creduto in me. Infatti non ci vale, tifosi. Le mozzarella. Attenzione, ma dove si sono messi sul niente? No, ma che fanno? tifosi impazziti di aiuto. Mentre il portiere sembra l'arbitro, non si capisce bene. Ah, adesso ti spiegano tante cose. Ha visto il portiere che si stava non è finita. Parte, l'ha messa centralmente, trasformazione perfetta. Si è stirato uno. Vabbè, ma voi si è ammazzato da solo. Ma perché mi ha messo là? Sì, a me mi ha messo dall'altra parte, non so come. attenzione. Ho ammazzato uno. L'arbitro estrae il cartellino. E poi va pure. Attenzione, va a provocare l'arbitro. Oh, prendete sta palla che sono. Butta via. I ragazzi hanno 10 giocatori in 2 metri quadri. C'è proprio scritto poi. Vabbè, dai, abbiamo 5 partite per far 4 torno punti. Subito, è 2 minuti. Ok, allora 4 usciamo. Punti in 5 partite. Fate, uscite. Da, a prendere da bere anche. Mettetevi i punti di abilità se ne avete. Giusto. Ci spieghi come si fa. Ah, e vai a fare cosa? Molto, molto. Perfetto. Allora, ci prendiamo una piccola pausa, signori. Rimanete sintonizzati. Vanno via tutti. Ma che sta a dire? Sta qua e intrattieni. Guarda, ti lancio ma i mini spot a tra poco. Io devo andare guarda. Un attimo in una stanza della casa. Mini spot a tra poco. Vai. Devo andare in una stanza. Parlate pure. Ma se non parla nessuno, allora scusa, sì, fatemi stare da bere. Andrea, parla di qualcosa. Che devo dire, è stata finora una serata ricca di alti e bassi. Con non so chi è rimasto con me a parlare, ecco, magari almeno sappiamo chi c'è. Ah, è rimasta Federica, mentre gli altri si sono dileguati come Federica. Dei... e sento anche Paolo, purtroppo. Già. Allora, ragazzi... Ma come... aspetta, come purtroppo? Che vuol dire? Facciamo... sono tornato, È tornato Long, intanto, a salvare la situazione. Ma ho sentito un dissing, cioè li sta prendendo praticamente tutti i sì, Paolo, sì, no, sì. È arrivato ma... anche Lore e dicevamo, i dissing li sta prendendo tutti Paolo stasera. Secondo ma, te, vergogna. Cosa... cioè, secondo te Lore, cosa deve cambiare? Ma soprattutto, perché scelgono lui per il dissing? Facciamo un po' di fit per il social. Per il social. No, ma perché Paolo non risponde? Quindi ma è facile. Dici che porge l'altra guancia. Quindi, certo. Ma poi c'ha il volume basso, è tipo Raffaele uguale, non lo senti pure? Ma come basso? È coperto dalla vetrina della PlayStation. No? Non si sa. È partito un dissing anche per Raffaele Lelli per i Fiuroshi. quindi se ci senti e se guarderai gli highlights, sai con chi te la devi prendere. Ma passiamo alle cose pratiche, signori.
Manca 2 settimane quasi all'arrivo di Formula 1 22, un gioco che promette faville. Fedekart, dato che tu debutterai praticamente, forse, speriamo, nei campionati ufficiali, che gioco ti aspetti e soprattutto la Codemaster, secondo te questa volta ha fatto un bel lavoro? Attenzione, già dritto per dritto. Attenzione, con l'IA, fortunatamente noi con l'IA faremo ben poco, signori. La safety car, giusto quella. Esatto, e secondo voi... E nella storia ne sono successe delle cose con la safety car. È meglio giocare con l'IA oppure con Paolo2553? Scrivetecelo nei commenti. Non commento. Benissimo. Io vedo una striscia verde qua, clamorosa. Lei ha sentito cosa stavamo dicendo? Io? No, era abbeverarmi. Perché? Cosa si detto? Stava parlando di Formula 1 22, un gioco eccezionale. Si stava disquisendo sul fatto che forse sia meglio giocare con l'IA che con un giocatore presente attualmente in party. Fedekart ha detto di sì, sarebbe meglio giocare con l'IA piuttosto che con Paolo Paradiso. Cavolo, dichiarazioni scottanti. Io... Possiamo effettivamente un altro... è un alibi di ferro questo, in effetti, quindi... Passiamo un altro tema. Scripta manent. Il problema è che il TG. Verbo rimarrà su YouTube di quello che ha detto Fedekart, quindi è incredibile. Signor Lucconi, cosa si aspetta? Ma dai, mi dicono che Federica non ha il condividivoce? Sì. Può essere. Non ha il consenti sempre. Pazzesco. Ecco perché scriveva prima, non ce lo diceva, è incredibile. Attenzione. Non la possono sentire. Condivisione voce, una roba del genere. Ma soprattutto chiedo ai quattro persone. Io ti farei aiutare da Andrea per fare questa cosa, perché sicuramente io ho fatto idea al party lobby. Incredibile. Notizia di Formula 1. Ok, messo consenti sempre. Olè. Okay, oh, adesso perfetto. Sentiamo la voce incredibile di Federica. Facciamo... dicevo, ma secondo te, Mark, Miami, come saranno i tagli? Ma non lo so, vedremo. Soprattutto quante safety car nella S lenta sotto al ponte. Chissà, staremo a vedere. Uno potrebbe essere la sua. Probabilmente, ma guarda, ci metto la firma anche. Quello obbrobrio che hanno fatto per rallentare un po' il giro veloce, sicuramente ci sarà. Beh, sì, la mia sì. Firma nel muretto a sinistra. Ma che abbiamo intanto? Gallians, secondo te è un qualcosa che ci chiediamo? Meglio giocare con gli A oppure contro Paolo Paradiso? Sono tanti anni che non gioco contro Paolo Paradiso, saranno 6-7 anni, quindi... Sospendo il giudizio, incredibile. Io, è la prima io ti parola dico, di conforto che... Ti dico che quest'anno ogni volta che faceva la sostituzione in pro riusciva a far entrare una safety car nel momento meno opportuno e distrugge la gara di Alfa Tauri. Quindi meglio con l'IA. Anche in sport, però... Voi me lo massacrate, ma lui ha no, aspetta. Un top 5 in Messico, quindi pazzesco. Diciamo che nel mentre che aspettiamo il Sevo facciamo il Sevo c'è ciao, mancano ci culo manchi, e... ci manchi te ah manco io eccomi e tu manco io, arrivo ma secondo voi sì. Le piste saranno finalmente aggiornate ma passiamo avanti dopo Not della simpatia saranno incredibile. No, non ha parlato tutta la sera. Ha tirato fuori la battuta del secolo. Signor Stile, questo cosa è perché l'ho preparata per 2 ore. Capito? Ma soprattutto hanno migliorato i server online.
Beh, anche questo non ma è male, io credo ma... che il miglioramento lo facciano perché il Sevo tornerà a gareggiare. Cavolo, è vero, è vero. Ecco il mental coach. Intanto è arrivato il buon Ernesto, buonasera. Colpo di scena. Non c'è Ernesto. Buonasera, dopo quello che ho sentito che le piste erano... Dopo che ho sentito che le piste saranno aggiornate, non ho resistito, penso proprio di no. Al laser verranno aggiornate. Sì, al laser, sì. Quello per togliere i peli, quindi... Peli, la parata laser. Io ho l'incubo del tornantino a Monaco con le nuove macchine. Ma oddio, anche con quelle vecchie. Anche con le vecchie. Sì, beh, non... sì, però. Sarà più dell'astronale, ma tranquillo. Bentornati sulle frequenze di ATV, da Piero Gipardo e Daniela Dani. Ecco. Hanno il match point. E comincia subito frizzante. È un Cululu che è preso un po' alla sprovvista. Mi aspetto una partita spettacolare, Lele. La promozione ha un passo. Basta pareggiare oggi per conquistare aritmeticamente. Conclusione leggermente imprecisa. Palla che finisce oltre la sfiorato. Ma abbiamo cambiato sì. Ah, no. Beh, io. Ecco, infatti, però alla prossima divisione cambieremo il campo e non sarà più un campo di patate. Un colpo di scena. Allora, mi sa che dobbiamo cambiare è stadio. Già un lavoro migliore di quello che fa la Codemaster con noi. Sarà un campo di cacciai. Vabbè, verrà piantato qualcos'altro, però al momento vedo delle chiazze. Guarda che comunque voglio dire questo campo qua si possono coltivare anche un po' di allora, scusami, il campo di casa tua saprai cos'è coltivata, no? Quindi sì, no, ma infatti io sento delle allusioni. Campo scusiamo a Roccella Stadium, siamo scusi che è casa mia. No! Guarda, non gliel'hai passata per tutta la sera che quando gli è arrivato il pallone si è trovata spaesata. Ma quando è che faremo un amichevole in Cina a Prato? Attenzione dissing da parte di Aglia. Beh, però ti posso dire questo, sicuramente lo stadio sarà ben curato perché ci verrà dedicato molto tempo, molto lavoro. Ma giocheremo in casa molta mano d'opera. Quindi, ma guarda, mi hanno detto i miei amici della Sanremese 1904 che a Prato non ci sono neanche gli spogliatori. Beh, non c'è neanche lo stadio adesso. Perfetto, guarda, giocare la Coppa Italia in Serie D. Ecco, mamma, non è tu padre si chiama sto qua. Mara droga, vogliamo parlare. No, mi dissocio ampiamente dalla parola. Pubblico napoletano, ci dissociamo apertamente. E non solo quello napoletano. Vai, vai, vai. Aiuto, il campo è un altro. Buono l'intervento del difensore. No, ma stava salutando la tribuna stampa. Cioè i parenti. Composta la tribuna stampa dall'altra parte. Che passione, seguita su YouTube. Oh, mamma mia, signore. Marco. Esagera qui e regala la rimessa. Ah, scusa, ma l'arbitro chi è? Scusa, non mi capisco. Ogni partita dice chi è l'arbitro. Aspetta, c'è scritto, te lo dico. Aspetta, vado a leggere, non mi piazzate la palla. È Rodolfo Costigna. Ah, Costigna, il famoso Costigna. Costigna, sì. Vabbè, non ce l'ha fatta, ma apprezziamo lo sforzo. Lo sforzo, assolutamente. Doveva farcela, però. Doveva. Grande intervento in chiusura. Però aiuto. Quel motivatore deve cambiare. Alla adesso, forza delle gambe di un moscerino. Lo sta seguendo qua in parti con insieme a te. Non può fare brutte figure. Il mental ti sta qui. Mental. Sono incantato. Pentelan. No. Come la scorsa settimana, tanti complimenti da parte del Mental. Che il Mental non deve fare complimenti. Cioè. Può metterla dentro. No, non si è inventato. Aiuto, porca miseria. Mi spiaggia. Il gesto tecnico, l'applauso. Gesto tecnico alla Luca Toni. Beh, oddio. Insomma, dai.
più o meno. Lo supera benissimo. Fuori gioco. Tutto fermo, posizione di offside segnalata dall'assistente. Pazzesco, ma che fa? Direi, ha fatto un passaggio di quelli proprio incredibili. Eccola. Grande parata questa. L'ha presa. Ma quello è un parente? Tipo Callu si chiama. Corner battuto. Canu. Sì. È parente di Canu. Ah. Occhio alla botta. La trivela. Ha scelto bene la direzione, ma esagerato con la mira. Parente di Ganu. Tu padre, sì. Attenzione, una risata. Choupo-Moting. Sciabolata. Recupera una palla. Ma come no, ero lì, ero davanti. È un servo che si sdraia pur di non far passare gli avversari. Kalu. Ma questo è pelato. Cosa ci avete contro i pelati? Con... in genere niente. Se riguarda te molte cose. Vabbè, ma è Caldirola. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. Ma questo che vuole? Mi sta appiccicato. Difende bene il pallone. Un calcio. Dato sul possesso palla, fotografa un match bloccato un po' in aria per attenzione. Aia. È un gol che cambia il risultato in classifica e che allontanerebbe l'obiettivo promozione. Non devono commettere l'errore. Ha segnato proprio lui. Possono ancora recuperare questa gara e garantirsi oggi la promozione, altrimenti avranno comunque altre occasioni. Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0. Sta avanzando. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio, azione che sfuma. Forza nelle gambe, zero. Cross da rivedere, palla larga sul fondo. Si affacciano dalle tre quarti. Non può sbagliare da lì. Palla ribattuta, ma non è finita. Recupera senza difficoltà qui il portiere, che poco fa invece si è superato per evitare il gol. Ma io penso un incredibile Mark che ruba palla a Fede Cart. Intervento duro ma corretto. Oddio. Gliela ridà. Volevo fare. No, ma meglio. Ho rischiato di fare peggio. Non concede nulla. Stiamo vedendo bellissime cose in difesa. Sempre pure davanti, non è che scherziamo. Bene, grazie. Dico solo che Yuto sta facendo un figurone là nella. Più che altro abbiamo fatto letteralmente zero tiri, mister, cosa facciamo? Ah no, un tiro abbiamo fatto. Mister, quando te ne vai, mister? Il dissing. Molto bene. Cambiamo modulo. Male. Tium. Molto male. Molto male. È tutto pronto, comincia il secondo tempo. Guarda Mark, tu puoi anche mettere offensivo, ma tanto siamo in 8. Tranquillo. Adesso diventano 9. Adesso tranquillo. Ok. Vedrai che segneremo. Guarda. Ecco, guarda. Tutto merito dell'offensivo. Interviene bene sul cross. Ti dicevo. E dai, ma che cavolo proviamo a fare? Tutto merito dell'offensivo. Guardate Caldirola, guardate. Alla palla buona. Intervento decisivo invece in realtà mi ha fermato l'attaccante, ha riconquistato il pallone.
perché io premo L1 e il giocatore sta oltre il centrocampo, cioè. Oh, ma sto ci ha fatto due gol assurdi. Più facile dirsi che c'è anche Kulusevski, non pensavo che tacciasse la rete, probabilmente nemmeno il portiere sorta. È uscito fuori un gol di pregevole fortuna. Madonna, che dice. Cerca la soluzione aerea. Di Rola che fa finta di ottimo il tackle in area di rigore. Dai, maledetto, ma l'ho detto con quelle gambe sembri cosa, sembri signorina, sembri. Squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso palla, lo confermano anche i lupi. Stanno facendo vedere un'ottima organizzazione di gioco, il giro palla Marco. È perfetto, vedi non portano mai la difesa, non ho capito. È il momento giusto per verticalizzare e infatti la fase signorini? Di difesa avversaria non riesce a prendere giusto e controllo. E dai, e corri con zampette. Dai, in mezzo, sì. Oh vai. Passò il pallone. Oh, no, fallo. Oh, fallo. Come ha fatto a prenderlo? Aiuto. Okay. Vai verticale, non male l'idea. Oh, cavolo, questi giocano, vabbè. Decisivo qui il tackle. Non ci ho capito niente, scusate. Ho visto due persone in sovrapporsi, una addosso all'altra. Aveva solo il sembrava una formalità, invece. Intervento da applausi, una parata destinata a finire dritta. Movimenti agghiaccianti. Indipendentemente dal risultato finale. Oh, è una miseria. Dice di no, tuffo prodigioso. Sono solo. È bellissimo questo passaggio. È un Paolo all'Aschelotto. Testa alta, prova il cross. Brutta difesa, qui palla ancora pericolosa. Potevano far male da lì. Oh vai. Palla in palo laterale. È in difficoltà purtroppo l'outfit. Il portiere senza problemi spazza via. C'è spazio per la ripartenza. Mamma mia. Difesa un po' aperta qui, attenzione, pericolo. Oh. No. Che cazzo fanno? No. C'è il gol pesante che potrebbe mettere fine alle loro speranze di promozione. Vedremo. Ma che se cavolo. Avranno la forza di reagire e farne due. Questa squadra ci ha abituati a ben altre prestazioni. Non possono arrendersi aiuto. Proprio sul più bello. Ma aiuta. A metri davanti a sé. Attenzione, non si molla. Vabbè, ma c'è una fortuna però. A proposito. No! Vabbè, ma. Lo supera benissimo. Vabbè, dai, ma come si fa? Portiere! Mamma mia! Confronto. Riprende gol che ci permette di apprezzare meglio il lancio, ma scavalcare la difesa. Cioè, e poi riuscito a tenere botta con il fisico e a concludere ugualmente a rete. È un fit che purtroppo 4-0 è partita che sembra ormai in cassa un po' sulle gambe. C'è stata una deviazione. Speriamo che non ci siano tante persone che stiano guardando questa partita. Prova il blitz. Ah, tranquillo, eravamo in 4. Uno era Lorenzo. Meglio uno era Marco. Uno era Giovi e uno ero io. Benissimo, molto bene. Che rimanga tra di noi questa cosa partita, perché ne faremo tesoro, anche perché non è finita. Tanto MotoGP. Non a casa mia di nuovo, stranamente. MotoGP. Pallone riconquistato, possibilità. Un Severian anche lui un po' deluso, un po'. Allora ci prova lui. Ma che è? Con la velocità di una vecchietta ci prova. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Oh vai.
Gol della bandiera, dai. Vabbè. Ma pigiolo no, X. E dalla, aspetta un altro po', a dalla, long. Fin qui sta maturando la sconfitta. Ha preso il calcio. Anche delle indicazioni psicologiche pesanti. Alla no. È un long che... Ma un... che long, che cosa? È un long, è sevo quello. Un sevo che anche lui... Mi sa che... Non sappiamo se sono i cani o lui che è tornato a giocare oppure ha messo il cane a giocare, non si sa. Sono i cani che lo hanno pisciato. Attenzione, una battuta. Di cui potrei pentirmi, aiuto. Da Colorado, direi. Vai. Paronetto. Attenzione, tentativo bloccato senza problemi dal portiere. È una scoppola non da poco, purtroppo. Nessun problema qui, la conclusione è debole e centrale. Non urla che questa conclusione, sembra un passaggio al portiere. No, che cacchio. È rimasto Paolo Andino. Vabbè. Ci sono ancora 2 minuti da giocare. Più che passarla per un compagno di squadra, la butta. Dove vai, Sergio? In questa situazione Sevo poco lucido, no, interessante questa attenzione, no, poco lucido, non lasciare il portiere così. Chiamate i cani che vengono a prendere il Severia, venite a prendere il padroncino. È andata così, è una debacle. E attenzione che il primo responsabile di tutto ciò è chiaramente l'allenatore, il capitano, l'allenatore. Allora io intanto esco. L'allenatore che secondo me dovrebbe cambiare modulo. Perché intanto esci? Se esci non rientri. No, io sto staccando. Come stai? Cosa stai staccando? Le figurine, dai. No ragazzi, devo andare veramente, non posso. No, che delusione. Organizzarci in campo. Che delusione. Vabbè, dai. Il primo a farne le spese è proprio dico solo che ci hanno fatto 15 tiri, non ne abbiamo fatti 3. No, vergognosi, dai, vergognosi. E appunto un 5-1 potevano anche lasciarcelo. Uscite. No. Vabbè, ragazzi, io aspetto gli highlights allora. Allora. Riposizioniamoci, ragazzi, dopo la dipartita. ci aggiorniamo settimana prossima. Buonanotte. No. Ciao, buonanotte. Ciao ragazzi, ciao, grazie, ciao. Buonanotte. Grazie a tutti, buonasera al Sevo anche. Stiamo di star maledendo. Tutta la sera. No, aspetta, ho il piede sbagliato. Un attimo. Te ne sei accorto un po' tardi, però. Il piede sbagliato, ora da cambiarlo. Vado all'elettrauto. Vabbè. Che faccio? Rimango qua, mi sposto. Ok, già fatto. No, puoi rimanere anche lì. Non so se Lorenzo cambia. No, eccolo. Okay. No, aspetta, no, cliccato. Ok, eccolo. Ci siamo allora, dai. Ma viene in difesa, viene di C. No? Vado io dietro, allora. Vado io in difesa. No, vado io in difesa, dai, vado io in difesa. Vai te al centrocampo. Dai, fisso io dietro. Non c'è più Cululu, però. Vai. È che Paolo mi ha abbandonato. Prima eravamo una cosa sola sulla fascia tandem. Destra. Invece adesso se ne andava dall'altra parte. T'ha tradito. Sì, va un po' buggare sulla fascia con 95 di velocità. Belle le velocità della lingua comunque. Il cane l'ha mangiato? Come? Era sparito. Sì.
Ma dato che ci siamo, promuoviamo gli eventi fit prossimi. Se il Long vuole approfittare, ma lunedì no? Ragazzi, lunedì, il lunedì. Beh, no, il nostro Long ci ha mollato. Dopo una certa sera si spegne. Appuntamento con la Summer League alle 21 e 20 qualcosa, diciamo, più o meno, perché poi tanto non sarà mai 21 e 20. Sono quelli dettagli. Sono dettagli. Comunque, non so quale sia meglio, forse la nera. Anzi, andiamo a vedere quanta gente si è iscritta. C'è uno spoiler clamoroso. Io non ho ancora. Vediamo. Ecco, bene, benissimo. Bella figura. Devi dare il buon esempio, non puoi dire no, non mi sono iscritto. Certamente, non ancora, sto cercando di fare il tempo migliore possibile. Ah, questo, anche questo è simpatica. Più questa... passano le gare, più c'è gente che carica subito il tempo. Quindi... la misera da là. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beh, 9 al, insomma, al venerdì sera non è male. Praticamente è metà griglia. Come sempre c'è Lele ad Acri. Rimanete con noi ovviamente per seguire le emozioni del match. Gara che potrebbe rivelarsi decisiva ai fini della promozione. Hanno la possibilità di allenarti perché se in prequalifica sono in 18. Hanno disposizione a McDonald's lì. Oggi il discorso promozione e giocare poi le restanti partite. Infatti l'ultima volta è rimasto fuori. Troppo rischioso. Devono giocare per vincere come hanno fatto nell'arco di tutta questa stagione. Una persona che è arrivata terza in Premier League un anno fa. L'aiuto. La mette in mezzo. Matteo. L'aiuto. È l'abitudine. Come ha fatto a fare gol di testa? Si avvicinano in maniera forse definitiva al loro obiettivo. Ma cos'è l'acqua fan? Ma cos'è? È l'acqua. Di questo cross, come possiamo rivedere da questa immagine. Una deviazione aerea perfetta. Mi puoi dire che sangra? Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Ma io ormai vedo giallo e penso aiuto. Pensi aiuto, sì, pensi... aiuto. Abbiamo pensato anche noi. Attenzione, è stato... intervento tempestivo. No. Oh, conclusione. Voce mirata. Era più facile prendere gol qui che salvarsi, Interviene spazio. Ho fatto male a uno. Ma guardali. Fuori gioco. Vai fuori gioco. Capisce tutto e riconquista palla. Comunque azione pericolosa e c'è il gol, cambia risultato anche se non ok, però se glielo regalavamo, ma chiamatelo davanti la palla dalle metà. Anch'io l'ho chiamata. Perfetto. Pallone che ottimo. Se li hai decide che devono segnargli, passa la palla. Hanno pareggiato dunque 1-1. Azione interrotta. Paolo che si nasconde dietro ai difensori. Apre profondo il compagno. Il sindrome di nanismo. Arriva per prima su questo traversone e allontana. Dai. Oh vai. Palla interessante nello spazio. Che cazzo di dire? Vai. No. Non mi ha fatto tirare, si è scansato per faccia da Paolo. No, noi tiravo una mina. Solo applausi per questo intervento. Apprezzabile qui il tentativo di testa col pallone che è uscito di poco. Cioè, ma proprio no, non mi ci ha fatto andare. Fallo. E questo è fallo, scusa. E ora mettiamo un'altra volta, dai, no. Via. Punizione interessante, ma portiere prontissimo qui. Partono in contropiede. Occhio qui al contropiede. E cavolo. Interrompe l'azione e concede il fallo laterale. Grande recupero difensivo. Situazione complicata. Paolo com'è buggato. Pericolo, ecco il tiro. Attenzione, Il pallone lì. Bello. Pimenti.
interviene e li batte. Sì, vabbè. Vantaggio solo sfiorato. Sarà un passo di danza quello. Che ha salvato forte risultato con un intervento prodigioso. Nessuno ha visto niente. Lopez. Si affaccia il Real. Oh mamma mia. Non era fallo. Come fa a non essere fallo? Cioè. Tacco robusto, palla persa. Prosegue qui dell'avanzata. No. Allora. È andata bene la fischia. Può colpire da lì. Pallone recuperato. Oh. Si è fatto male, si è messo le mani in testa anche per la team. Il nostro era fallo, ma c'è il vantaggio. E dai, ferma la conclusione avversaria. Il fatto che, che quello è azzoppato in qualche modo, gli ha fatto male. È successo. Da lì può andare col cross. Gli manca aiuto fondo a fondo. Può ricevere la posizione interessante. Vai sulla traversa, poi ancora in campo. Attenzione, intanto guarda il cibo. Stavolta era sotto casa mia. Credibile. Tentativo apprezzabile. Ecco, ma pensa. Ah, la tappa è arrivata là anche, giustamente. Dai. Si riprenderà dunque con il corner. Ottima chance per portarsi avanti. Ma dove va il portiere? Indovina. Ferma tutto davvero sul più bello, grande intervento. Gran palla a scavalcare la difesa. Si avventa sul pallone. Baggatone Paolo. Occhio. E c'è Olle. Mi stavo già mettendo le mani nei capelli, Stava dove, per sbagliare pure questa. Sì, esatto. Santi, ho detto tira al volo, cioè non so che ha fatto. Grande Paolo altruista qua, cioè, si riconcilia un po' la situazione dopo l'abbandono e il tradimento. E poi è riuscito lo stesso a battere il portiere nonostante fosse pressato, bravo. Conteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. No. Riconquista il pallone. Chi devo acciuppare? L'arbitro per il vantaggio. Oh. Interviene, concede la punizione. Via. Tutta d'aria. L'arbitro preferisce parlarci su. Niente. Oddio, giallo in questa circostanza. Sono d'accordo. Mi piacciono gli arbitri che dialogano sui giocatori. Ho capito niente. Spiegare le loro decisioni aiuta, secondo me, anche a stemperare gli animi in campo. Ottima visione di gioco qui. Lo vede? Non va. C'è il contrasto, può provare. Fantastico. Un gol bellissimo, calciando le prime. Basta la palla da piede. Pasticciaccio. Tanto ci abbiamo 5 partite. Beh, un gol importantissimo che concede una nuova parità. È davvero una partita incredibile. Buono. Sì. Però no! Stavano facendo un'azione da... Stavolta era per però. Sevo, non so perché l'ha data lì. Oh vai, siete in tre, Non la blocca, attenzione! Aiaiaia, questa era da segnare. Ho visto che ha scelto scoperto il primo palo, ci ho provato. 2-2 al termine di un bel primo tempo. La cercata. Dai. Non stiamo giocando male. Ho preso due gol stupidi. Uno gli ha regalato lì a uno. Boh, non si è capito lì. Una serie di rimpalli. Scusa, sì.
Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Può salire lungo la fascia. Palla che spiove. Pallone per che poco possono andare dalla bandierina. Chance su calcio d'angolo da sfruttare per passare in vantaggio. La reazione di tifosi. Avevo visto Lorenzo venire a. Non ho capito perché non l'ha presa. Era proprio perfetta. Palla in palo laterale. Chi è Fetta? Col Fetta. Di testa concede la. Tutti rimangono una fetta. Basta due volte. Oh vai. Può correre lungo la fascia. Sì. Prova sì. Con questo pallone. La lontana, non me la devi passare alta, mannaggia a te, me l'hai passata pallone. Alta per tutta la seconda. Oh vai. Palla, non prendo vedi così. Oh. Attento il portiere, non è finito. Oh. Oh, dentro nonostante insomma. La prima. Attenzione, non mi sono dimenticato di cliccare la seconda volta a quadrato, mi dispiace. Sì, grazie. C'è una musica per del Milan. Perché c'è una musica per il gol. Perché non la sento. Abbia particolari colpi qui Pier. Ha fatto il massimo. 3-2, partita molto spettacolare. Là. Ecco il tiro. No. E dove è spuntato quello? Non l'avevo manco visto. Qui. Ah, ecco. Cerca la soluzione centrale, non riesce a spazzarla via. Riesce a recuperare bene. Boom. Attenzione. Ma dai, portiere. Ha detto di no. Perché se gliela facevo prendere, gli facevo fare un primo tocco, mi faceva 40 metri prima di tirare. Non deve abbattersi. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Cerca il corridoio. Ma deve poco. Perché devi scartarlo perché. Ops. Aia. Aiaiaia. Oh, mamma. Grazie. Non so come ha fatto a non andare in rosso. C'era proprio da killer. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Ma chi è l'arbitro? Bene, una situazione pericolosa. È Feder Gotthard, visto che vuoi saperlo. Può portare il pallone lateralmente. Attenzione. Secondo palo. Ce ne sono tre. E cioè, so, 20 contro 1. Gli dicono, devi dare la bassa. Gli hanno detto. Ma essendo che ogni volta che faccio un movimento c'ho sempre Gaglias davanti perché lo sta sulla destra. Questo... ho detto io vado a rimorchio. Io non ho premuto niente. Io non ho premuto niente dopo nulla. Guarda, tanta fatica per fare il 3-2. Non ho premuto nulla. Mamma mia. Lo sbaglio. Non si fa, non si fa. Lo sbaglio. Siete senza mani, ci provo. Ah no, non è cioè, devi ammazzare uno, no, almeno ammazzare una tre quarti avversaria come ho fatto io. Purtroppo chi? Non è senza mani, io? Quindi non la pare. Chiunque è stato, guardati il replay, non l'ho toccato. Non ho fatto niente. Cioè, male, a questo punto lo devi spaccare il ginocchio. Mi è sbattuto addosso, mi è sbattuto addosso un giocatore e ha fatto fa. Che non ha lasciato proprio scampo il portiere. Passa adesso pressing aggressivo. Il gol della parità, la partita ancora molto da dire. Si affaccia il Real. Cerca di bucarlo per il compagno. Ha il pallone per il vantaggio. Ma dai, il portiere sta parlando tutto. Crossa nel mezzo. Ma di poco sul fondo con la deviazione dei legni. Non ha inquadrato la porta per un soffio. Possono passare in vantaggio. Niente, non si supera, non si supera. Stava a parte con te che era in faccia al portiere. Che aveva tolto il controllo. Me l'ha impedito. Finisce col perdere palla. No! E dai! Questa gliela stanno proprio regalando.
Dai, che appena interrompe il gioco mi butta fuori, quindi no, avrebbe che non volevo darla a Paolo. Vai, corri. È morto, è finito. È finito il giocatore, è morto, non è di niente più. Bella miseria, ma quanta corsa. Ma ha preso alla fine della seconda azione che facevo su e giù. Ho detto pressiamo, sto pressando. Vuole il tocco verticale. Pallone. Mamma mia, che rischio. Che è successo là? Oh, c'era un difensore nostro, tira un destro a uno. Quanti sono qua, scusate? Buono il pallone tra le linee. Si salta, cioè, sono in quattro e... una frazione di secondo. Non so come cavolo è possibile. Una frazione di secondo. Doppia sinistra se prendete il pallone. Occhio al corner. Sbaglia il rinvio qui. Occhio al contravviene qui. No. Manovra interrotta, possono rifiatare. Mi son morto. Buono. Che ci sono? Punteggio che al momento dalla loro parte in ottica promozione, se finisse così avrebbero accesso alla categoria superiore. Attenzione alla porta. Rigore. No. Decisivo che salva la porta. Ma il mio Mino che fine ha fatto? È morto. Questa è la reazione del pubblico al mancato fischio di poco fa. Per loro è che forse il rigore mi pare evidente. Ne sarò morto, ma qualcuno lo porta con me. È in buona posizione. Riparte qui il tiro. Dai un altro rigore, non lo so io. C'hanno culo però questi, A campo a disposizione. Giro palla in attesa che si aprano gli spazi. Occhio al pallone per il possibile. Ci salta il portiere, ma non è finita. Ed Warner. Occhio alle torri che si porta in area per sfruttare questo calcio d'angolo e trovare il vantaggio. Salva il pallone. Mamma mia. Ecco, negli ultimi minuti devo dire che però loro anche il nostro portiere sta fuori su questa corda. Sì, sta facendo una cosa di buono. Come ha parlato. Potrebbe crossare, no. Non può farsi saltare così. Ci rimette interessante. Finisce a chiappa. Vabbè, dai, gliel'hanno regalata proprio facile, cioè. Una punizione, un rigore inesistente ancora al 90esimo. Anche se ovviamente sarebbe meglio chiudere la pratica già oggi. Un altro gol. Non è una grande giornata per portieri e difensori questa. Porca. A spazio. Cioè, il mio Mino non ha più la barra dell'energia. Un problema. C'è problema. Vabbè, signori, io vi lascio. Ci lasci, ma sì. Quante partite manca? Se ne vinciamo due, devo andare. Purtroppo. Va bene. Allora ti lasciamo andare allora. Vabbè. Vi auguro una. Ciao. Un buon risveglio poi. Dopo. Ah, pensavo una buona promozione. Arrivederla. Arrivederla. Continuiamo, usciamo. Continuiamo, dai. Continuiamo. Ah, c'ho pure due punti da spendere, incredibile. Comunque proiezione ci dà ancora titolo. Pensate. Perché manco sa promozione. Che alcune partite ci sono state rubate, lui lo sa. Sì. Beh no, due partite fa ci hanno massacrati, questa. Questa no. Sì, beh, questa le ha regalato almeno due gol. No, tre, cioè il rigore. Almeno. Sì, cioè. Il rigore e quello prima. Sì, poi. Poi ce n'era un altro che, vabbè, lì un po' ci abbiamo avuto che fare pure noi. Di tutti i nostri che non ci ha fatto fare, aggiungi pure quelli. Prima avremmo fatto 20 tiri in porta. Ci ha preso 8.3 nonostante non abbia né fatto gol né assist. Forse un assist l'ho fatto, non mi ricordo però, cioè.
SC Ivo. Coliseo Alfonso Perez che ha aperto i cancelli per questa sfida, pubblico già caldo sulle tribune. Mi do il benvenuto anche da parte di Lele Vani che mi affiancherà per il commento tecnico. Potrebbe essere il giorno giusto per festeggiare la promozione, vedremo se riusciranno a facciamo ottenere subito il risultato necessario per salire di categoria. Match che promette gol e spettacolo tra due squadre piene di talento, chissà che proprio il talento non sia decisivo per risolvere il match. Questa potrebbe essere la giornata. Occasione da sfruttare, non la blocca, attenzione! Potevano far male da lì. Ah. Suma dunque l'azione d'attacco. C'è spazio per il traversone. Lavora bene qui in difesa. Portiere sugli scudi nell'occasione precedente. Ha evitato il gol con un grande intervento, salvando lo 0-0. È stata una. Vabbè. Acqua fresca. Ha avuto il pallone acqua per fresca. Subito il match. Non riesco francamente a. Quello proprio non mi sembrava acqua fresca. Choupo-Moting. No, dai, era rientrato. Mi ha preso proprio in quell'istante. Cerca di giocare tra le linee per cogliere in controtempo la difesa. Stavolta non ha funzionato. La mattiata in mezzo può spedirla in area. Dai. Ah. Da pochi passi io sembravo di testa. Che riflesso pazzesco, l'avevo vista già dentro io. Occhio al corner. Allontana male su questo cross. Palla centrale, nessun problema. Il nome del portiere non è tanto ripetibile. Gran palla dentro. Gio. Era un gran tocco verticale, tutto fermo per fuori gioco. Doveva attendere invece di correre su avanti. Comunque brava la difesa a salire, Pier. Ma che è? Può avanzare lungo l'out. Ah. Senza problemi qui, volevo darlo a lei, ma. Scusi, Il cattiveria. Allora, non si può fare. Qualcosa non ha voluto. Vabbè. Calcioni. E finalmente c'è il recupero del pallone e il possesso di palla. Ha spazio davanti a sé. Cross calibrato male, possono liberare. Portiere? Tiere. Guarda la sovrapposizione. Insiste nella frazione. Ah. Pericolo sventato, molto buono qui il lavoro difensivo. Efficace qui la pressione, riconquista la palla. Sale palla al piede del Real. C'è la ribattuta. Lasciala. Buono. Vai. Crossa nel mezzo. Intervento così. Dai, così io. Pericolosa. Ma era solo soletto. Ma l'avrei anche presa. Se un mi si è coordinato per il tiro. E mantiene una capata. Del caos, del caos. C'è lo spazio per il centro. Posizione ideale. Possesso palla interrotto. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Oh no. Ripartenza sì. Che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. No! Era per Lopez. Il portiere non trae Lopez ancora il gioco. Intervento provvidenziale per il c'era, è solo che ci sono arrivato pelo pelo. Il pareggio ma dai. Tutto fermo, c'è un anzi, side, ma era un'azione interessante. Marco. No. No, non male. Nessun problema su questo tiro per il portiere. Usa bene il fisico qui. Se non riesco a portare il pallone così. Recupera bene il pallone. No, oh, ma mamma mia che piedi. È un passaggio filtrante alto, col piede debole, molto debole. Troppo debole. Si batte la conclusione. L'ho preso.
Anche così è vero, giusto. Prova a servire profondo il compagno. Ma perché lì? Passa al centro. Mamma che gol! Che gol! Sta benissimo lì. Volevo tirare, però ho detto mi sa che è meglio se, se faccio tirare qualcun altro. No, hai fatto bene, hai fatto bene. Più che altro il mio ha fatto un passaggio che... Se era un po' meglio il passaggio, prova a tirare, però. Io volevo, cioè, la mia idea era quella di metterti davanti alla porta, poi... Con sti piedi a banana che c'ha questo, non era il caso di provare il tiro da lì. Abubakar. Mohamed. Non forzano la giocata, preferiscono il giro palla. No. Oh. Non un granché qui, la girata di testa, pallone che si è spento ben lontano dai pali. Ma poteva fare meglio, eh? Deve averla colpita con la parte alta e non con la fronte. Ma che fa? Sbaglia la misura del passaggio. Pure la testa storta. Io ti appoggio. Anzi. Io ho visto proprio la rotola che partiva, non so come. Sceglie il tocco corto. Allunga la gamba e riconquista il tocco. Vabbè, ma quella era una mossa intimidatoria, raga, cioè. Ferma tutto e riconquista il pallone. Marco. Bello. Possibilità per il cross. No, troppo grazie, sono tanto. Si andrà avanti ancora per un minuto. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Guadagna metri. Anni. Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1-0. Risultato giusto alla fine dei primi 45 minuti. Va, l'unico ammonito, va. Vabbè, però almeno me la sono meritata la munizione, scusa. E ultimamente ti vedo un po' nervosetto in campo, C'è la strada fine del gol. Comincia ora il secondo tempo. Ma cavolo, è vero. George Best. Sì, più o meno. Lo segna un pochino di meno, ecco. Successo la verticalizzazione. Sei riflesso. Ma dai, apro, ecco. Spazio sulla corsia laterale. Cavoli tuo. E è qua. Può metterla in mezzo. La allontana. Lopez. No, è detto d'Arzalla. Super intervento. C'è il fischio, l'assistente era infatti oltre l'ultimo difensore. Che vista? Pierre, erano davvero centimetri, Ma c'è qualcuno, Choupo-Moting. No, è da... Cavolo. A metri per andare, per il cross. La legge bene e allontana. No. Prova a farlo filtrare. Sì. E che fiaccio. Riconquista il pallone con un buon tackle. Avanza inarrestabile. Prova dalla distanza. Eccolo. Hanno cercato no. di allungare, ma il pallone è terminato fuori. Peccato. La squadra avversaria sta lasciando troppi spazi. Loro giustamente ne approfittano. Okay. Può avanzare a spazio. Interviene bene il difensore sul cross. Sì. Prova il volo. Oh. È il suo problema di portiere che la blocca. Sì, perché ha avuto poi tutto il tempo per posizionarsi e prepararla questa parata. Ma dai. Vai. Paglia la misura, perdono palla in una zona pericolosa. Allontana bene il difensore.
e il pallone se ne va via. Che palle mi ti dà? Da un'occhiata in mezzo, attenzione. Tu fai che sta Calulu sto cross? Sì, oggi devo dire che i nostri cross mi ho fatto prendere palla. Sono stati spesso. Ma perché di nuovo a me, bot? Buono il recupero, possono ricominciare. Mark sale, palla al piede del Real. C'è spazio per il traversone. Attenzione qui perché è calcio di rigore. Scherzo. Eh beh, non Marra Mercury come applaude. Però è palese. No, no, questo a Fede, dai, che non ha ancora segnato. Cioè, figurati. Oh. Questo fregate, c'ha. Non passa la palla, figurate un rigore. Oh mamma, c'è mancato. C'è mancato un pelo. L'avevo bello visto. Che volevo fare la partita, ho capito. Se me lo parlava, era abbastanza irreale. Si mette bene sulla linea. Non capito. Non avevo nemmeno finito la frase. Lui aveva già tirato. Si è fatta preferire nel possesso palla. Lo confermano anche i numeri. Vedo come si divertono quando giocano. Continuano a creare occasioni. La palla gira velocemente. Ma è un terzino. Che è un terzino. La differenza tra le forze in campo e di questo passo. Non mi ricordo chi era il terzino. Lascia partire il cross. Non voglio ricordare. Ah no, cavolo. Giusto, c'hai ragione anche te. Non si lascia sorprendere quel calcione. Recupero in zona pericolosa. Occhio. Vai Fede. Sì. Tiro murato. Murato. Niente. Tiro murato. Acqua fresca. Vabbè. Riescono a recuperare il possesso. Sfortuna. Puttata per niente terra. Palla rubata in una. Vai avanti Fede, vai avanti Fede. Vai. Bomba. No, ma che piede di merda, cioè veramente. Parola. Tirate qua. Un po' scacciata. Oh cavolo, ma che succede qua? Wow. Via. Ma non gliela passo più, vado da solo. Dov'è che devi andare da solo? Forse se vo ce l'ha, dov'è? Ecco. Tempo sì, guarda scusa. Che intervento, ormai il te che lo padroneggio. Ecco i piedi in voi. Scusate. Oh, troppo... Sono in centrale. Di là, dall'altra parte. Palla in cassaforte. Un successo meritato, via, frutto dell'ennesima prestazione convincente messa in campo da questa squadra. Era attesa il varco oggi, e non ha deluso le aspettative. Ah, lì, 3-0. Può far male da lì. Grande parata. Boom, in bocca al super portiere. E invece. Quindi come ci mette il piedino? Corri blu, corre, eccolo. Mano la squadra in un momento difficile del mese. Sei. Eccoti. Non a te. Vabbè. No, niente. Non posso segnare. Non posso segnare. Niente. Volevamo far segnare Fede. Ma salta. Poi il gioco ha detto no. Era quello che stavano cercando di fare. No, ma poi quando le arriva la palla la salta anche, capito? Quindi c'è proprio c'è un'allergia. Oh, cattro. E guarda, pur di non dare l'aria dall'avversario. Ma che insomma, mi dà che interveni a me qua, via. Decido di stamputo un piede. Attenzione! No. La forza di un grissino viene spinto via. Lampredò. Sta facendo? Il Lampredò. Un Lampredò, ti dà questo. C'è dell'imbarazzo improvvisamente. Tutti per il Lampredò. E questa immagine caccia l'ampredotto di un possesso palla prolungato. Di quello che non ha lasciato scampo al portiere. Eh? Oh, no.
eccolo il triplice fischio che manda la gara in archivio. Scivo. È arrivata la promozione, esulta per il titolo, no? Quanto siamo? Sì, basta il pareggio in teoria. Incredibile. Se non ricordo ha detto male. Sì, basta il pareggio, quindi no. Basta il pareggio. Sì. Vabbè, ma sono dettagli, ma è insignificante. Beh, poi dovevamo fare 5 gol, ne abbiamo fatti 2, quindi... Vabbè, sì, ma... Dai. Sono dettagli anche questi. Beh dai, settima divisione. Stiamo salendo. Già che risulta, eh. Non vedo l'ora poi. Prossima volta. Dai Fede, metti la sesta. Sì. Su su, cercate bene. Cosa? Perfetto. Gli avversari. No, dico al gioco. La Davids. Attenzione. Quelli che gli forniscono la visione più 10. Oh, il Napoli. Cifri Arielli. No, quella nera secondo me va meglio. Ale. Ah no, ok, così sì. No, così un po' meglio, dai. Scusami, ma non sono di Bolzano? No, no, sono di Torino, sono miei concittadini. Li conosco. Ah, sono del palazzo di fronte. Sì. Va bene, va bene. Ho visto un difensore. Il famoso calciatore. Si accendono i riflettori su questa sfida. Il grande calcio ancora una volta protagonista qui su EA Sports. Un saluto agli amici da casa da parte mia e di Lele Adani. Hanno la possibilità oggi di chiudere i giochi e laurearsi campioni senza dover rimandare oltre l'appuntamento. Match dai tanti spunti di interesse. L'obiettivo oggi per loro è solo uno, Pier: ottenere un risultato positivo. Ma... che sia un pareggio, una vittoria o poco. E qua mette meno, mortacci tuoi a poco. Meno il trucco. Vedi perché non devo passare verso 5 di passaggio. Sulla carta sembrerebbe una missione di tutt'altro che impossibile, però vedremo quale sarà il verdetto del campo al termine di questo 90. Esatto. Ah. Gioco fermo, c'è offside per l'assistenza. Fariciolo. Palla recupera mezzo. È una specialità anche quella. Boom. C'è. Tiro dalla bandierina. Me menano. Battuta in mezzo. Prova a spazzare, ma non aspettate a crossare perché devo posizionarmi. Lascia partire il traversone. Posizionate. Cavolo. Cerca di bucarla per il compagno. Praterie. Portiere. Basta il pareggio, è fatta. Portiere non la prende. È vero, questo è un brutto colpo per il morale, ma è proprio difficoltà che ti dalla distanza. Ma non bevo il caffè. Tappia pure per culo, Marco, cioè, visione. Maledizione. Marco fa tripletta. Prossimo calcio d'angolo, aspettate il mio segnale. Capisce tutto il difensore, ottimo intervento. Ma perché? Oh, è filmata quella. Il bancatore. Intervento perfetto ad alto rischio in area. Lopez. Può scegliere chi servire. C'è il morto in mezzo. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Aiuto, e non riesco a girarmi. Ho due calci, ma non è bastato. Può crossare da lì. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Manco fallo, pensa un po'. Ole. Sì. Potrebbe essere il gol del pareggio. Sì. Dai Fede, Stella, grande. È un momento storico per questa squadra che potrebbe laurearsi campione. Questo eravamo tipo un 4-5. Basta saper toccare la palla. Eravamo un 5 contro 2. Non male perché. Ecco da 100.
È lui? Ecco, lui. Poteva passarla a chiunque e invece... Guarda, con una gomita. Oh, caffischiato. Non te l'ha visto il fallo qua, ma che si inventa il gioco? Il porpoising. Non ce l'ha funzionato. Il porpoising. Scalciata. Aia, oh. Torna indietro per giocare il pallone. Aia. C'è spazio per andare. E gli ha fregato gli occhialini, gli ha fregato. Nessun problema sul cross. Boom! Ha cercato un super gol, esatto, con questa conclusione, no, al volo, da elogiare, dal coraggio. Allora che si è perso abbondantemente, oh, sul siamo fuori. Oscurati, non l'ha preso, no? Bene, è uscito fuori una conclusione sbilenca. Oh, oh. Gattonava. Si affaccia il Real. Ole. Spazio per il, sì, cross. Porca miseria. Preda della difesa. Slim. Attento in questo frangente, recupera palla. Alla meglio, boom, uno contro uno. Mette in area di rigore. No. Ottima lettura difensiva. L'ho presa. Può ricevere la posizione interessante. Oh, fa due traverse e la terza, no! E la quarta, la quarta traversa della serata, cioè, ma dai. Insomma, Zuniga. Zuniga. Posizione interessante. Benito. Cerca la soluzione personale. Ma cavolo. Sa per farne un altro, ma il portiere ha detto di no. Lui si è lasciato sorprendere negandogli la gioia del gol. Avrà modo di rifarsi. Palla battuta troppo sul portiere, che non ha problemi. Occhio al pallone filtrante. Azione interrotta molto bene qui. C'è spazio per ripartire. Abbiamo il DC che non sta vincendo. Conclusione completamente sballata che termina fuori. Errorato. A quale distanza era lecito? La difesa 3, come voleva Andre. Mamma, calcio champagne. Può calcio essere l'occasione champagne per condurre. Ci ha messo una pezza qui il portiere. Calcio importante dalla bandierina per trovare il vantaggio. Crossa nel mezzo. Oh, hai visto, no, hai visto. L'aveva detto. Prossima posizione. Ecco. Anche limitarsi a controllare la partita, ma tutto però faranno. Non sono una squadra abituata a speculare sul risultato. E non l'atteggiamento giusto per puntare in alto. Ci viene riproposto il replay del gol. Corner battuto alla perfezione, incornata vincente, palla in rete. Fai fede in mezzo. Pallonate. Recupera palla e può spostare. Cerca il biglietto della lotteria da lì. È posizionato qui il portiere, che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. Buona qui la lettura del difensore. No, non ci arrivo fin là. Eccolo. Ma perché? Hai visto? Non me l'aspettavo. Non so perché, non le piace la palla. Non le vuoi prendere. Conquistano bene il pallone qui. Tira, no, se voglio farmi i cavoli miei. A un certo punto quella è saltata, ma sono trovata in mezzo ai piedi alla palla. E sai che io ho premuto per calciare, ho deciso di saltare invece. Benito è entrato bene sul contemporaneo. Me l'ha spaventato. No, scusate, Marco, non so. Palesemente l'accento di sempre. Arbitro che ha interrotto una potenziale. Non so cosa volesse fare lì. La chiamata corretta, c'era il fuorigioco. Un solo minuto di recupero concesso dal direttore di gara. Me l'ha voluto restituire. Però anche lui. Vabbè, insomma, proprio io vuoi fa sto gol allora. Ma io non c'entro niente. Pulisce da tre quarti, evitando non c'entro nulla. Ma investito. Arriva il finale di questa prima frazione che si chiude dunque sul risultato di 2-1. Vabbè. Quanto stiamo? Quindi 2-2? No, 2-1. Beh, dai, allora ancora. Vediamo.
potrebbe essere il nostro secondo titolo della serata. Madonna, ma... non si dice, non si potrebbe, dice. Potrebbe, potrebbe. L'ultima volta ha parlato e abbiamo preso gol. È che c'è, guarda, mi muto, basta. Mi muto, basta. Aia, Room intendrà stanza. Real avanti dopo i primi 45 minuti, comincia la ripresa. Attende il momento giusto per scaricare il pallone. La difesa recupera il pallone interrompendo l'attacco. Cerca e trova il compagno. Occhio che guadagna metri. Prova il cross a testa alta. Ma che cazzo? No, io dire, il personaggio di Fede ha abbassato la testa di nuovo per non prenderla. Ma qual è il suo problema? Io non lo so. Bravo. Brutto disimpegno, attenzione. Cerca il palo corto. C'è l'uscita del portiere che interviene da vita guardia. Portiere ha sbagliato il rinvio, palla intercettata. No. Portiere che si riscatta prontamente. Qui stava per combinarla grossa, perché ha corso un rischio enorme, ma per fortuna è riuscito a rimediare subito. Possesso perso. No. Si affaccia il Real. Niente. Ottimo intervento, senza fronzoli. Va avanti nella sua azione. Parata eccezionale questa. Dice di no. Occhio al tiro della bandierina. La punta cosa... viene avanti. Aia. Che cazzo è successo? Prova la conclusione. Oddio. Con sicurezza. Senza difficoltà. Prova dalla distanza. E via la conclusione. Pallonate, li stiamo uccidendo i difensori. Vai. Bene qui il difensore, ha chiuso la linea di passaggio e ha riconquistato palla. Ah. Alla lunga, scavalcare la difesa, sembra interessante. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Si è seduto. Occhio piano di partenza. Difesa un po' aperta qui, attenzione, pericolo. Ripartenza che non va a buon fine e difesa che recupera il pallone. Grande intervento del portiere. Intercetta il tiro. C'è il vantaggio, giusto non interrompere. L'arbitro ci ripensa e assegna la punizione perché il vantaggio in effetti non c'è. L'arbitro estrae il cartellino. C'è l'autore di... Ma è sempre lui che ce l'ha con me. Decisione sempre che il solito. Ottima lettura difensiva. Recupera una palla. Ci provano i tifosi del Napoli a prendere per mano la squadra per trascinarla al pareggio in questo finale. Preferiscono far girare palla senza forzare la giocata. Non riescono a tenere il pallone. Intuisce le intenzioni e ferma il passaggio. Pallone recuperato.
cerca la profondità con questo tocco morbido. Oh, olè. Oh, ci voleva. Oh, beh. Risultato in cassaforte. Rivediamo l'azione del gol. Hanno verticalizzato bene qui, scavalcando la difesa con questo lancio. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con un pallonetto morbido da pochi passi. No. Stavo che facesse... Il difensore sta a fanzonno lì. Palla che si è persa sul fondo, c'era la potenza mancata la precisione. Ci ha provato, forse in questo caso era meglio passarla. Intervento duro ma corretto. Ole. Boom. Cross sul secondo palo. Il miracolo del portiere sulla deviazione aerea. Sì, vabbè, la palla a spazio davanti a sé. Il giocatore si è bon. Qui ha regalato di fatto il pallone. Deve sfruttare questa occasione. La blocca. La gambetta, forse. Interviene e recupera. Tackle pulito sul pallone. Tutto procede fin qui secondo i piani. Questi ultimi minuti potrebbero diventare addirittura una passerella per loro. Hanno un margine di vantaggio importante e attendono il fischio finale per l'assegnazione del titolo. Già, si stanno proprio trovando la squadra più forte. Il risultato non lascia... Ma la buona non può sprecarla. Come fanno a essere fuori gioco quello? Tentativo bloccato, palla ancora viva. Pallone interessante in aria. Ferma un altro tiro. Che solidità difensiva. Aumentano l'intensità del pressing. Ecco. Aiuto, aiuto. Vabbè, difensiva. Che solidità difensiva. Che capito, ma non c'è quello della palla davanti. Era per mettervi alla prova. Tackle decisivo. Così non vale. Che solidità difensiva. Muro. Un muro, ragazzi. Dove lo champagne? Andiamo a vincere il trofeo. Al di là del punteggio finale, però dateci la coppa. Credo di poter dire che i due gol di scarto ci stanno tutti. Il divario tra le forze in campo era evidente. Ti ha beccato l'ascella in faccia. Ma dove sta la coppa? Match. Sì, vabbè, ok, match va bene, ma la coppa dove sta? Mi sa che la coppa ce la danno. Non ce la mandano a casa, mandano in gazzetta. Ma veramente? Ah no, no, dai, fai vedere qua. Ce la danno. Certo, ce la potranno mettere in animazione. Che è sta inquadratura? Non vedo un tubo. Ecco. Momento fu si alza la coppa. Ma non ho capito, dovevamo andare. santo cielo. Canta qualità. Oh, però dobbiamo andare scherzando qua, andiamo avanti. A parte qualche svarione clamoroso ogni tanto, però... Va molto bene. Abbiamo tipo fatto 3 sconfitte su 3. Vabbè, ci manca il PS. E ps, no, ps. Basta, ragazzi. Basta, ps, ps è dato. La cantarra. Che cacchio. Ma no, ormai, ma sta così, dai. C'è problema. Scaliamo, vai te davanti o da centrocampo. C'è problema. Oppure, no, se vuoi cambiare modulo, ma. Meglio di no, poi perdo le tattiche. È un disastro. No, non lo voglio fare. Manca davvero poco ormai al fischio d'inizio. Speriamo che le due squadre si rivelino all'altezza. Con me, come sempre, c'è Lele Adani. Rimanete con noi, ovviamente, per seguire le emozioni del match. Squadre in campo per la prima giornata della stagione. Immagini che testimoniano il clima di festa che si respira sulle tribune. Speriamo possa continuare su questi binari fino alla fine. Inizia per loro una nuova avventura. Il titolo vinto la passata stagione e oggi è solo un magnifico ricordo. Ci arriva con la punta delle dita. Che giocata. Occhio
occhio al corner. E vabbè, fantastico su questo colpo. Che è il portiere. Una parata che vale quanto un gol. Occhio al cross in mezzo. Buonanotte. Oh, barca, però via, c'è. Eccolo. Oh. Ha fatto gol. Ma no. Scusate, sono in porta. Devo tornare. Ma fai te. Sono finito, non è colpa mia. Hai rischiato tutto il giorno. Eccolo. Fa troppo lunga. Legge bene la situazione di conquista palla. Non è solo. Oh, per l'appunto. Eccolo. Dai! Pecine che... Devono sfruttare al meglio questo. Eccoci. I tifosi sentono nell'aria. Un po' bruttina, però. Ho avuto un po' male, però vabbè, dai. Ecco. No problem. Astento. Grandissimo. Vai, tranquillo. Vai, incassa fuori. Ma che fa? Il difensore che intercetta il passaggio. Ma che cavolo ho fatto? Da lì? Ottimo il pressing qui. Arriva il rimorchio. Boom. Oh, porca miseria. Ha preso. Le prende tutte. Vediamo se prende questa. Sì. Oh. Ha preso anche questa. Allora, vediamo un altro. Ha chiuso la porta. No. Intervento di puro istinto. Aia! Ma è una questione di principio. No, io l'ho tirata a lui la testata, capito? Non ho preso la palla. Vabbè. Ci abbiamo buone provato, dai. Recuperano il pallone. No! Intervento ruvido questo. Allora. Quasi. Si mette bene sulla traiettoria. T'ho visto. Ah no, vabbè. Apre dall'altra parte. La zona era quella. Cattiva gestione della palla. Sarebbe essere un problema. A posto. Non me la passare non t'azzardare. Oh mamma. Ma va bene. Che pallone regalato. Peccato. Suma dunque l'azione d'attacco. Va in verticale, non male. Ah, è buono. Grande giocata. GDM decisivo l'intervento del portiere che no, si è gettato tra i piedi dell'attaccante e ha recuperato il pallone. Sì. Ha rischiato grosso, ma se l'è cavata la grande. Oh, una bella testata. Sono andati in trelli a fargli male, però. Sì, ma è giusto. E c'è il tiro. Ah, proprio così. Occhio alla possibilità. È una questione di principio. La palla non passa, ma non dai, è dai, buttala in aria. Cerca il traversone. Eccola. Allontana e fa respirare la difesa. Benissimo. No, la me di nuovo. Ferma l'attacco intercettando bene la traiettoria. Un disastro. Questo è greve, Si riparte. Sale palla al piede il Real. No, maledetta. Eccola. Hanno regalato il pallone su questa rimessa. Sì. Che è successo? Che è successo? No. Oh. Cazzo di flipper. Risolve il problema. Guarda che pressi, che qualità. Perché è decisivo il portiere che ha salvato forte risultato con un intervento prodigioso. Acchiappalo. De Luca. Se io ho questa pedata. Palla buttata via. No, non è che ti sembra, è un flipper. Ma perché io da... Vabbè, devo darla molto più forte. C'ho problemi. Dietro al vento questo possesso. Mark, nel primo secondo tempo metti qualcuno a punta. Perché da solo faccio fatica davanti. Va bene. E più che altro perché il bot sta sempre a centrocampo. E quindi sono sempre. È bello, ce lo piazziamo allora.
pallone recuperato. Metto Fede davanti e Sevo, tu dove sei? Centrocampista e... Vabbè, io rimango dietro però, perché sennò poi... Buono il recupero, possono ricominciare. Ho anche esterno se vuoi. Ah, esterno sì, come te la cavi, Sevo? Oh mamma mia. No, allora a posto. Lopez. No, io c'ho 86 per mettermi. Risultato di parità, si affidano al giro palla per superare la difesa avversaria. Niente, aiuto, ha preso il possesso del mio personaggio, perché... Sì, diciamo che si è posseduto. Posseduto. Meglio ancora. Aiaiaia. Era fuori gioco lui. E invece... Sì, ma come fa a non essere fuori gioco? Vabbè, tanto questo è... M due volte adesso. Sì, quell'attaccante non è proprio massimo. Lopez. Occhio, quasi finita. L'arbitro dice che può passare. Allora, vediamo un po'. Alla fine del primo tempo. Fede, mi raccomando, come Lukaku Lautaro. Spostiamo davanti. Sì, si chiama Williams questo. Chi cacchio? Non è manco veloce, cioè proprio un disastro. Ok. E... Frizzantigno. Vai. A stento. A posto. E te ti lascio lì, se vuoi. Tanto... io pure sto lì dietro, che sennò è un problema. Tutto pronto, comincia la seconda frazione. Ottimo l'intercetto del pallone. Occhio al tentativo in campo aperto. Difesa messa male, occhio alla ripartenza. Pallone interessante in area. Conclusione che si spegne completamente sul fondo. Potevano sfruttarla meglio, Pier, questa occasione. In questa ripartenza dovevi far male alla difesa. Non tornare così tanto. Può metterla al centro. Sicuro l'intervento del portiere che blocca il pallone. No. Lopez. Occhio, può crossare. Alla intercettata bene. Cattivissimo. Non possono trovare il gol del vantaggio sugli sviluppi di questo corner. E l'occasione va sfruttata. Oh, come sottolineato, sì, bello. Ma dai, ma non è possibile. Conclusione ravvicinata, ha evitato un gol fatto. Puro istinto e salva risultato. Corner battuto in mezzo. Vabbè, no. È buggato, c'è cioè non... Occhio al tocco in mezzo. Azione che sfuma. Mark. Passaggio intercettato. Palla interessante nello spazio. Ma sua la spera, occhio qui. No, è la terza volta. Sbagliamo pure questo. Beh, adesso non vorrei dire, noi abbiamo tentato ben più di tre volte. Eppure. Purtroppo il portiere ci ha negato 2-3 gol. 2-3, io direi anche 4-5. C'è ragione, purtroppo sì. Dai, su. E la Madao! Un missile! Interrompe l'azione e concede il fallo laterale. Wow, è passata qua la palla. Mmm.
prosegue la sua avanzata. Perea. Decisivo l'intervento qui. Ho visto un anerotto. Oh. Cerca la profondità qui. Pallone sulla corsa. Non è fuori gioco. Decisivo qui il portiere. A quanto pare guardalinea da parte nostra sta Fanzon. No, sto fermo dietro. Che valgono come un gol. Questo è uno di quelli. Segna 1-0 per il portiere. No, ma dai. Respinge ma non è finita. È sempre lui che ferma un altro pallone insidioso. Sfugge qui al difensore. Ottimo intervento in copertura. Dai. C'è la possibilità della ripartenza. Ah, l'ha presa. Ottimo il lavoro difensivo su questa contropiede. Ottimo. Fede rimane più avanti che. Ok. Sì, sennò poi finisci la stamina. Hanno difeso bene qui, il tecnico può essere davvero soddisfatto. Fin qui non c'è stato un grande possesso palla da parte della formazione ospite. Risultato che premia. Più che altro anche per le ripartenze che questo da solo. Sfruttare meglio le occasioni avute. Le partite si vincono anche così. Non sempre dominare garanzia di successo. Il match di oggi nella prova. Pallone che uscirà. Lei davanti anche io, però il problema è che questo centrale è più offensivo, non so. Facciamo un pochino di più. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Sagga anche sul cross. Qua. Ma è passata. Questa partita non sa da fare. Poi se finché gliela passa. Ma non è fuori gioco questo. No, gliela passata. No, perché gliela passa, no, perché gliela passato il nostro per quello. Ah, non l'ho visto, gliela passa. Ma è meglio mi sento. Sì. Insomma, questa proprio così, no? Coyota. Io dirò la mia, ma opinione personale, secondo me sono fatte le due. Siamo qua arrivati a cottura. Siamo un po' cotti, sì. Il futuro la lucidità non è al massimo. Questa partita devo dire, c'è il portiere. Secondo tempo ci hanno più contenuti, ma il primo. Non te lo fischi, fallo. Non te lo fischi. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Nah. Sì, però anche i giocatori nostri che sono arrivati alle due. Mamma mia, botta. Niente. Ferma tutto e riconquista il pallone. Il mio giocatore è morto. Chi può? È sempre Freddy Mercury, quindi di morti. Intervento nel portiere. E non si è lasciato sorprendere. Palla che scheggia la traversa. Conclusione che non inquadra la porta. Palla che finisce fuori. La potenza c'era, è mancata la precisione. Cioè, ma ha atterrato. Gran palla dentro. Dice di no. Tuffo prodigioso. La mette in area. Pulisce l'area. Dai, vediamo che cagata farà adesso. Oh, vai. No, l'arbitro non interrompe, c'è norma del vantaggio. Ottima lettura, recupera il pallone. Ah. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Usa bene il corpo per proteggersi. La squadra avversaria. Vabbè, quello ormai è arrivato proprio. No. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. C'è spazio per la ripartenza. No, l'ha passato. Può metterla da lì. Beh, io sono salito. Ma è ormai cioè mette la parola fine al match, almeno così. Il problema è che si perde palla da metà campo, è un problema. Questo poi ogni volta tu. Questo è un problema. Se ne torna a casa. Ha usato il fisico per proteggersi dall'intervento del difensore. Vabbè, è andata così, purtroppo. Vabbè, purtroppo. Saranno 2 minuti di recupero, come indica chiaramente il quarto uomo. Ma dai, è appena data si è inciampato. No, ma non vorrei dire, nel secondo tempo il gioco ci ha proprio distrutti, non abbiamo fatto mezzo tiro. Mentre nel primo li abbiamo massacrati. Eccolo il triplice fisico, debutto amaro, una sconfitta che ovviamente cambia poco nulla. Nei loro piani si obbliga necessariamente la squadra a un pronto riscatto. Rincorrere non è mai semplice.
non si conclude mai con la sconfitta, hai ragione. Però o ci risistemiamo in campo, ci risistemiamo in campo. Vai, allora l'ultimo. Una posso ancora farla, poi muoio direttamente. Ultimo. No, ultimo. No, io vado. Va bene, Fede, dai. Va buono, ci si becca la prossima serata, allora. E poi lunedì, chiaramente. Assolutamente, assolutamente. Soprattutto lunedì. Assolutamente, sì, certo. Va bene. Notte, notte, Fede. Notte, ciao. Ciao a tutti, ciao. Allora. Quindi dobbiamo uscire? Sì. Esci. Venga, fa compagnia. Sai che con la cosa del non chiudere con... Ah, già che esco spende punti abilità che faranno una grandissima differenza. Sì, ma perché mi fa partire? No. Allora, dove li posso mettere questi punti? Gli stava facendo partire me e Mark da soli. Ho visto, sono uscito al volo. Anch'io sono uscito un secondo alla fine. Ma io velocità già ce l'ho tutta al massimo. Dove li posso mettere? Dribbling. Passaggio fisico. Metti resistenza. Resistenza o equilibrio. Boh, resistenza se non arriva al limite non ha tanto senso. Lettura difensiva. Scivolata, ho trovato, scivolata. Ecco. Perfetto. L'abbiamo perso. Prossima volta fa il terzino. Beh, cacchio, almeno non sembra handicappato ogni volta che si butta. fa delle mosse assurde. Su 7. Boh. Beh, direi che 7 da. Now we can fight. Yes. Attenzione. Un'atmosfera fantastica, come vedete sulle tribune, con i tifosi subito caldi per l'emozione di questa. Dai. Cerchiamo sta vittoria. Pronti, EA Sports, altro grande appuntamento. Adesso c'è la scivolata dalla mia, ragazzi. Che cosa fa? Gara che promette di non annoiarci tra Real. Adesso guarda questo come scappa, va, come scappa. Ovviamente creato un po' di malumore, ci tenevano a fare bella figura. È andata male, va bene. Mi ha sorpreso oggi con la sua velocità. Di dimostrare che si è trattato di un semplice incidente di percorso. Cominciamo subito male. Continua ad avanzare. Guarda sta zanzara. Cioè, oltre che pungere, se doveva mettere a rompe il cazzo davanti alla televisione. Vidal. Accompagnano l'azione. La traiettoria verso il centro. Si avventa e spazza via. Gran palla in mezzo. Riceve palla tra le linee. Chiusura fondamentale. No. Ottima chiusura del difensore.
Se le può dare adesso. Dai, ma che è? Scusa, ma statuine ci stanno in difesa. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Sale palla al piede il Real. Ah, azione che sfuma e Miracs ha sventato. Ma il terzino sta qua che si fa. Che il terzino sta lì e si gratta invece che corre. Si ripartirà con un fallo laterale. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Contrasto efficace, palla che esce, sarà rimessa. Oggi stiamo qua. No, ma dai. La mette nel mezzo. Azione sfumata, senza problemi. Intercetta il passaggio e riparte. Fuori, sarà fallo laterale. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Capisce tutto e intercetta il passaggio. Non è pieno. Pallone invitante. Tenta la botta da lì. Dice di no con questo intervento. L'arbitro aveva lasciato giocare, ma adesso ecco il cartellino giallo. Occhio al pallone in mezzo. Azione che sfuma. Si affaccia il Real. Sono. Ecco il tiro. Si oppone, ma non è finita. Che tuffo del portiere. Pensavo, se più semplice. Capisce tutto e recupera il pallone. Può ricevere la posizione interessante. Ha esagerato la potenza, palla troppo lunga. Ah, mosso. Si conquistano palla, occhio. Ma nemmeno è passato. C'è l'errore, palla regalata. Cavolo, che è? Intuisce le intenzioni e ferma il passaggio. Occhio all'avanzata del Real. Si libera la grande. Si sposta centrale. Palla respinta dal difensore. Si sposta da solo a casa, si sposta. Io non faccio niente, si sposta. La mette in area. Pallone che viene allontanato. Grande scelta di tempo, ha fermato l'azione potenziale. Lopez ha spazio per andare. Ha tempo e spazio per crossare. Pallone spazzato via. Cazzo, bene dalla difesa. Sono palla messa. Posizione questa giudicata irregolare dall'assistente dell'arbitro. Avanza col pallone tra i piedi. Tenta la conclusione. Dice di no. Tuffo prodigioso. Calcio d'angolo battuto. Ma perché? Mezzo. Io non ho messo lì. Sorvolato la traversa. Vabbè. Vidal. Per questo non vuole neanche prendere, cioè, neanche passare. Continuano a imbastire pazientemente la manovra facendo girare la palla. Giocata che non porta a nulla. Guarda, ci vanno le palle. Che occasione. Intervento super da pochi passi. Cioè, invece che dimmi bravo, gli hai rotto il cazzo, mi dice piazzamento mediocre. Avevo visto già dentro io.
Una disattenzione questa che poteva costare cara. I tifosi del Dortmund possono tirare un sospiro di sollievo. Buongiorno. C'è fuori gioco, qui poteva andare in porta, ma doveva scegliere meglio il tempo. Mohamed, Mark. La sotto miseria. Palla troppo lunga, si ripartirà il con una rimessa laterale. Cazzo. Palla recuperata, attenzione. Attenzione, oh vai. E il tiro finisce sulla traversa. No. La allontana. Ma che beep. Avevano carezzato per un attimo l'idea del pareggio, sì. Ma dove non è arrivato il portiere hanno trovato il legno. E vabbè, niente, da fare la cosa. Non possiamo. Non ha funzionato. Sbaglia, mi ha visto il palla, mi deve dare. Vabbè, si andrà avanti a giocare per altri 60 secondi. Interviene e recupera. Ma perché? Se io gli dico di fermasse e difende palla, perché continua a correre dietro? Si chiudono così i primi 45 minuti. Risultato di 1-0. E prova a premere L2R2 quando mi sembra che ma è stato ferma. Cioè, insieme, più che fermare sta di dirigirasse addirittura, invece proprio mi ha ignorato completamente. Se quando c'è la palla al piede e l'hai già controllata devi usare R1 per spostarti la palla velocemente, tenendolo privato ti sposta la palla sui piedi. Dai. Forza. Lo starto. Buttiamo l'ostacolo oltre al cuore. Sta cominciata con Real Madrid che insegue nel punteggio. Sì, ok, però il pallone se ne va via. Chiappa. Vidal. Oh, ha buttato per terra. Martinez. Stanno vincendo. Fitta rete di passaggi. Non hanno ovviamente molta fretta. Ma il terzino. Vidal. Va fuori l'avversario col numero. Prosegue qui dell'avanzata. Perdono il pallone. Vogliono ragionare e attendere il momento giusto nonostante siano sotto di un gol. Palla interessante. La deviazione sul tiro. Ci sono metri per so andare. Perché tutta sta roba. Azione interessante questa, attenzione. Sì. Ottima chiusura difensiva. Ma che cazzo, sì, però fa? Porco, 2 ore per recuperare la palla. Intervento ruvido ma efficace per recuperare il pallone. La miseria. Dai. Tanto io faccio a cazzotti per centrocampista. Prova la botta. Qui che si è superato. Si è ha salvato la propria porta. Un intervento straordinario. La mette in mezzo. Attenta qui la difesa. No. No. Quell'Amos è fortissimo. Cioè un bot, ma sarà il karma. Oh buono. Che cacchio di palla malsa. Protegge il pallone con il corpo. Si fa largo della tre quarti avversaria. Buono. Allontana, no. Spazza il pallone. Te pareva. Mark. Lu. Mohamed.
Ovviamente da quello. Occasione importante per pareggiare. Ma dai. Messo il corpo, come fa? Come? Finale. A spazio. Oh. Mamma mia. Buono il tocco sulla corsa del compagno. Oh, c'è però... Dai, che test! Fanno una calamita, non è possibile perché. Ma che sono bravini questi qua. Io più di così non posso. Dove cazzo sono finite? Nel Wyoming. No. Too late. Un millisecondo prima. A metri sulla fascia. Ci ho sperato, ma. Mette in mezzo. Sì, vabbè. Vabbè, loro segnano. Sì, ma loro segnano i bot di. Sì, da sottolineare il cross con cui hanno preso la sprovvista la difesa avversaria. Una deviazione aerea perfetta che ha gonfiato la rete alle spalle del portiere. Ma perché? Guarda che roba. È passato un missile accanto. Nonna, questo. No, rientra. Manco il chiap. Ancora un quarto d'ora per l'esperienza. Oh, attenzione, sbagliano anche loro. Squadra ospite che si è fatta preferire nel possesso palla, lo confermano anche i numeri. Pierre non sembrano volersi accontentare, continuano a spingere per fare altri gol, approfittando di una difesa avversaria tutt'altro che impermeabile. Per quanto visto finora, mi sembra difficile che il risultato possa essere messo in discussione. C'è campo per andare, attenzione. Buona qui la copertura della difesa. Oh. Vediamo cosa inventa ora. Che bel passaggio. Non si è fatto trovare impreparato su questo pallone. Che cazzo? No. È stato fermato dal difensore. Mark. La mette sulla corsa del compagno. Ma perché l'ha data a quello? No, via, non ci voglio credere. Non la fare. No, no, vabbè, è pilotata. Pallone, possono ripartire. Oh, vai. Dice di no, sì, certo. Mark Evans. L'ho messo fuori area, boh. Crossa nel mezzo. Pericolo scampato. Ah. Si tuffa il portiere. Ci ha provato lui a farci un piacere. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Pallone importante per provare a riaprire la gara. L'86esimo, ovviamente. Il gol che dimezza lo svantaggio. Attenzione, non è ancora finita. Questo replay del gol. Ultra offensiva. Coordinazione con cui ha impattato la palla. Non può far niente il portiere qui. Il punteggio adesso è di 2-1. Prova a venire avanti. Montenegro. Tempismo perfetto in questa situazione. Lopez. E dai, madonna. Correndo davvero su ogni pallone fino a questo momento. C'è un minuto di recupero, ovviamente. Grande risposta. Ma davvero, imperativo. Tiro al volo, pallone lontano dai pali, però. Ci vuole coraggio. E se vogliamo, anche un pizzico di sana follia per provare queste soluzioni. Ci ha provato, ma non. Gara che finisce qui. Brutto passo falso davanti al proprio pubblico. Fischia alla fine l'arbitro e si concretizza. Beh, ma anche per questa sconfitta con un solo gol di scarto. Abbastanza bravini, sono questi qua. Ma guarda che giocavano in due, Cioè, gli hanno fatto tutti quanti i bot. Sì. Male. Bomba. 86 divisione 7. Bah, ci si ferma. Fermiamoci. Basta. Chiudiamo qua. Siamo con la live, buonanotte a tutti e stacchiamo. Ciao. Allora, stacchiamo.